Prima di tutto, buongiorno a tutti, ovviamente. Come sapete, registriamo il webinar, quindi ci state dando implicitamente l'autorizzazione poi anche a pubblicarlo sul canale YouTube. Avvocato Garbati, va bene come... Sì, chi non desidera essere ripreso non attivi il video. Sì. Quindi direi che... Allora, quindi vai con la registrazione, registra su questo computer. Ok. Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo quasi agli sgoccioli con questo ciclo di seminari GEAM di FOS. Rivedo molto volentieri nomi noti, amici con i quali ci troviamo in altri tavoli, ma comunque tutti sempre legati al mondo dei dati geografici. L'appuntamento di oggi è a cura dell'avvocato Laura Garbati, avvocato del CSI Piemonte, che si occupa proprio come materia principale del suo lavoro la gestione di licenze, lato dati e lato software ovviamente libero. Ci abbiamo deciso di fare con lei questi due appuntamenti perché tutto sommato siamo tutti dei grandi tecnici, ma poi alla fine, chi più chi meno, ma poi alla fine quando si tratta di appunto avere a che fare con pubblicazione, diffusione, riuso, siamo tutti sempre un po' balbettanti. Abbiamo poche idee, spesso confuse, e quando poi si tratta di metterle in pratica per quanto riguarda la gestione delle licenze, almeno io parlo per me, mi ritrovo sempre poi ad ammettere di non avere capito niente. Quindi ho convinto Laura a darci una mano su questi argomenti. Saranno due incontri da 2 ore, complementari ma fruibili, come abbiamo scritto, anche in maniera indipendente. Quindi darei la parola a Laura, come al solito vi dirà, anzi, visto che l'abbiamo detto prima, lo dico adesso. Laura, decidi tu come gestire l'aula, siamo 36, quindi non siamo neanche tanti. La chat è presidiata, ma dirà lei se ama essere interrotta oppure no. Insomma, decidi tu come gestire la lezione. Ripeto, siamo alla fine di questo ciclo. Se appunto vi siamo piaciuti e avete voglia di contribuire, dare una mano su questo tipo di argomenti, sulla diffusione del software libero e degli open data liberi, iscrivetevi all'associazione, partecipate, insomma, i canali sono più o meno sempre gli stessi, li trovate nella home page dell'associazione gfos.it. Ringrazio GEAM, con la quale abbiamo appunto organizzato il ciclo di seminari. L'Università di Padova, il Master in GIS, che ci sta ospitando nella piattaforma Zoom, il Digital Campus di Padova, che sarà il nostro partner in altre iniziative dell'associazione GFOS, e il Dipartimento di Atti del Politecnico per il contributo generale anche di organizzativo. Quindi, fiato alle trombe, grazie Laura e buon divertimento. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, spero che mi sentiate tutti bene, grazie a voi di questo invito, spero di non aggiungere confusione alla confusione. Quanto riguarda la gestione dei quesiti, sono aperta, materiale ce n'è da affrontare, se la chat è presidiata suggerirei di usare quello come canale principale. Io comunque ogni tanto mi interrompo e chiedo se ci sono profili poco chiari, poi evidentemente se c'è proprio un punto che si ha a cuore. Il numero, come diceva Stefano, è tale che possiamo permetterci di gestirla, insomma, in tutte le modalità. Io provo a condividere lo schermo per avere una traccia su cui ragionare insieme. E vediamo anche, eccoci qui. È scomparso tutto, ma forse non per voi. Ok, Sì, si vede, è partito. no, ero io che non lo vedevo più. Adesso intanto vediamo solo se riesco però a farlo funzionare.
scusatemi, ma ce la posso fare, come si suol dire. Allora, vediamo se adesso voi vedete che scorrono le... Sì, ma non è in modalità presentazione, modalità no. Editing. Allora, aspettate che facciamo così. Portate pazienza. Mi vengono in mente tutte le battute che si vedono, le vignette sul... Allora, sul... Rifaccio. No, è un po', proprio si è... Sa che Impress che ha avuto qualche problema esistenziale in questo momento, perché è sostanzialmente... Eccoci qua. Si era proprio bloccato, scusatemi, e si è tuttora... Ok, adesso dovrebbe funzionare. Riparto, eh? Ok, adesso dovrebbe funzionare tutto, vi condivido lo schermo. Non disperiamo. Allora. Come ok, va? partito. Fa conflitto con LibreOffice, che mi dispiace dirlo. Ok, forse ce la possiamo fare. Adesso è completo, sì. Si vede bene. Vedete? Okay. Sì. Oh, ok. Sono quei momenti di panico operativo. Eccoci. Allora, di nuovo, l'oggetto, come ha introdotto Stefano, riguarda in linea generale, sotto il profilo giuridico, la tutela offerta a questi oggetti che sono il dato, ma soprattutto il database. La tematica, come tutte, può essere trattata in forma estremamente sintetica, ma anche molto ampia. Abbiamo pensato di poter ragionare dividendo in blocchi di argomenti sostanzialmente due parti. La prossimo venerdì affronteremo, come dire, il condensato, le conseguenze di tutto quello che diremo oggi. Cioè, oggi affronteremo il tema dei diritti che possono essere esercitati, le tutele che vengono garantite, congiuntamente anche alle previsioni normative che chiedono in alcuni contesti e per determinati dati di esercitare in un determinato modo questi diritti, soprattutto quando parliamo di soggetti non qualunque, ma parliamo di asset pubblici, parliamo della pubblica amministrazione, e quindi ci occuperemo delle licenze o delle, comunque delle condizioni più in generale a cui la pubblica amministrazione può o deve mettere a disposizione i propri dati. Pubblica amministrazione evidentemente o chi può essere in quel caso il titolare del dato stesso. Oggi insieme affronteremo o cercheremo di condividere alcune considerazioni, come già anticipato, in primis su quali diritti posso mettere in gioco rispetto, metto solo, ecco qua, quando si parla di dati e di database, e vorrei collegare questo concetto a quello che ormai è diventato d'uso comune, di concetto apparentemente comune, cioè quello dei dati aperti, gli open data, che sono in realtà strettamente collegati ai diritti, come il software libero, no? Al copyright, diritti riconosciuti al database. Ma poi mi piacerebbe chiudere questa condivisione con due ulteriori passaggi, cioè il fatto che l'open data, rispetto al panorama normativo europeo ed italiano, che si è occupato, continua a occuparsi e interrogarsi dei database, del settore della ricchezza e della valorizzazione dell'asset informativo, specie evidentemente della cosa pubblica, si pone poi di fatto anche per un accumularsi di normativa con intenti virtuosi o con finalità che non sono sempre le medesime, ma confliggono, sostanzialmente vanno a costituire un corpus normativo che è più un crocevia, un incrocio, in cui forse le prospettive future, sicuramente voi o almeno in parte avrete sentito, si approssima oltre al resto la data in cui dovrà essere recepita la nuova direttiva sull'apertura del dato, ma non solo, abbiamo la scadenza anche il mese prima della direttiva sulla nuova direttiva sul copyright. La Commissione europea ha pubblicato a febbraio del 2020 una nuova strategia per dati europea, a cui è seguita a novembre una proposta di regolamento per la governance dei dati, il Data Governance Act, su cui in questo momento hanno proprio a marzo hanno espresso un parere non proprio fulgido,
il gruppo dei garanti europei. Quindi, come dire, abbiamo un panorama articolato, ricco e dinamico. E questo vorrebbe essere il quadro che mi piacerebbe, magari con qualche attenzione, con precisione, ma soprattutto condividere con voi, complessivo. Quello che mi piacerebbe anche è portarci insieme a casa una visione ragionata che tenga anche presente il perché. Il perché di alcune tutele e il perché di alcune indicazioni del legislatore europeo italiano sul modo di esercitare queste tutele. Quando si parla di dato, database, si vedrà anche nella normativa di settore, di l'uno e l'altro aspetto, non c'è una terminologia omogenea. Alle volte parliamo di tutela del dato, alle volte parliamo di tutela del database, in alcune normative parlano di dato pubblico, poi abbiamo dato geografico, il dato territoriale, l'oggetto territoriale, il set di dati territoriali, l'informazione ambientale. Allora, cos'è che si può tutelare e come? Condivido un pensiero in primis, un po' da filosofico, se vogliamo, da bar, perdonatemi. Di fatto però i diritti, perché nascono? Tutelano un interesse e molto spesso in questi contesti, io sono un'appassionata di proprietà intellettuale applicata ai beni immateriali e questo nei brevetti, nei marchi e soprattutto nel diritto d'autore è evidente, c'è sempre un bilanciamento, è fortemente etico come principio, tra l'interesse dalla tutela del singolo e la necessità anche di tutelare e arricchire con il bene in oggetto la società tutta. E questa è una tensione che in queste due ore attraverseremo sempre, una tensione, un obiettivo. Partiamo dal dato. Cos'è il dato? Prima che vi interroghiate su cosa sono questi dischi volanti, era un tentativo di fare dei cartelli, quindi nessuna ironia, però queste sono definizioni che ho trovato un po' in dottrina guardando nei vocabolari, perché il dato come il tempo è un qualcosa che tutti sanno cos'è, ma poi è difficile da definire, tant'è vero che la stessa definizione di voi siete tecnici e forse molto meglio di me la sapete maneggiare. Ma se guardo nelle leggi, anche nel CAD, lo stesso documento parla di una rappresentazione di atti, fatti, informazioni in qualunque forma. Quello che vi ho riportato al termine della slide è la definizione della proposta del Data Governance Act, che ha emanato a novembre la Commissione europea, e parla di qualunque rappresentazione digitale di atti, fatti, quindi digitale, attenzione, questo è l'oggetto di cui stiamo parlando in quel contesto. Naturalmente il dato in sé non è necessariamente digitale, di atti, fatti, informazioni, qualsiasi raccolta tali atti, anche perché, ad esempio, nella direttiva 1024 di cui andremo a parlare, interessante, il documento può essere un insieme di dati e quindi vanno tutelati anche parte del documento stesso. E nella direttiva si utilizza il termine documento, ma si dice anche, poi se lo Stato membro vuole utilizzare un'altra terminologia, va bene lo stesso, basta che il concetto sia sempre il medesimo. Rispetto a questo dato, il dato ha una sua tutela in quanto tale? Sicuramente ci sono delle tutele settoriali, c'è una tutela relativa alle notizie giornalistiche, quelle recenti, la tutela del know-how, ma spesso essere tutelato non è il dato, ma un insieme di dati che hanno determinate caratteristiche. Non c'è in realtà un sistema omogeneo completo di tutela delle informazioni in quanto tale, anche se ho trovato una suggestione leggendo che ho trovato interessante riportarvi sempre nell'ottica, vogliamo, di visione, no? Di ecosistema del tema che stiamo trattando, sul diritto della tutela dei dati personali. Perché? Perché posto che tradizionalmente la data, giustamente anche la normativa su tutela del dato è concepita come protettiva rispetto all'individuo, la declinazione del dato come cedibile previo consenso in realtà attribuisce anche e evidenzia, e soprattutto nella prassi, un valore economico di questo dato che diventa la contropartita nella nostra esperienza quotidiana per altri servizi che altrimenti vengono definiti gratuiti, ma gratuiti, come sappiamo, non sono. Cioè il dato ha un valore in quanto tale. Evidentemente questo valore viene enormemente potenziato quando si parla di un dato non singolo, ma una banca dati. Anche qui interroghiamoci per un momento su che cos'è una banca dati.
È un sistema o semplicemente un elenco di elementi che sono più o meno delle stesse caratteristiche? Ha qualche organizzazione per poter essere definito una banca dati? È un aggregato? Non è scontato. Non è scontato ed è un punto su cui ci si è interrogati, perché le banche dati in quanto tali non erano inizialmente tutelate. E c'erano tutta una serie di problemi legati ai lavori di compilazione, ma non tutti i lavori di compilazione poi potranno rientrare in quella che è stata alla fine evidenziata come definizione di banca dati. E banca dati, abbiamo detto, il dato ha un suo valore e la banca dati ha maggior ragione. Ma quali sono gli elementi del database che vale la pena tutelare? Il database in realtà può assumere un valore anche a seconda del contesto, evidentemente, adesso dovessi dire il contenuto sembra scontato, ma dagli aspetti di questo contenuto, perché potremmo parlare di un archivio riservato, l'elenco dei clienti, magari con qualche arricchimento che dà un vantaggio competitivo. Un database aggiornato vale molto di più di un database non aggiornato, un database articolato è stato più faticoso da redigere, quindi avrà un valore superiore. Un database che presenta un'originalità, intuite che ha un suo valore. Di tutti questi aspetti, e quindi delle possibili declinazioni della tutela del database, lo spartiacque europeo è sicuramente la direttiva 96/9, che è quella che ha introdotto evidentemente l'attuale tutela del database, e vi anticipo subito che anche questa potrebbe essere a breve essere rivista, non integralmente evidentemente, ma già ce ne sono state accennate alcune riconsiderazioni. Faccio un accenno molto breve per non essere, per non farvi annoiare, sul fatto che prima della direttiva comunque ci si era già esercitati nella tutela del database. Qualche suggerimento l'ho dato anche prima. Un database segreto può essere tutelato come know-how e può essere azionata la sua violazione anche come atto di concorrenza sleale. E un database poteva essere anche, a determinate condizioni da vedere, considerato tutelabile come opera creativa. E sono ancora principi validi, nel senso, ho fatto il caso prima, un caso di scuola ad esempio è quello di un elenco, quindi qualcosa di poco creativo in sé, ma sicuramente che dà un vantaggio concorrenziale a chi lo detiene, di elenco di clienti, magari di una catena di alberghi, dove per ogni cliente è notato le preferenze, gli piace il cuscino basso, gli piace il cuscino alto. Se poi un dipendente se ne scappa con questa lista che viene utilizzata da un altro hotel, evidentemente che ci sono atti ancora oggi in base a questi principi azionabili. Tuttavia, perché lo spartiacque fondamentale è stato la direttiva del 96? Perché la tutela tradizionale, e soprattutto quella esercitata con la legge sul diritto d'autore, perché l'altra richiedeva delle caratteristiche particolari, tra cui il fatto che questo database non fosse condiviso, mostrava, invece se era pubblicato, degli evidenti limiti. Ne parleremo più diffusamente venerdì prossimo, perché è la madre, è il principio fondamentale, il concetto stesso di licenza concede. Ma il diritto d'autore tradizionalmente tutela la creatività umana, cioè tutela l'opera creativa. Il database oggi, se andiamo a leggere l'articolo 2 della legge sul diritto d'autore, elenca anche un tipo di database. Quale? Il database creativo. Lo andiamo a approfondire anche dopo, non eccessivamente, non vi preoccupate, ma quello che per scelta e ordinamento e disposizione degli elementi manifesta una originalità che costituisce espressione della personalità del suo autore. Evidentemente questa impostazione che è necessitata dalla stessa natura, dalla ratio del diritto d'autore, creava dei limiti, cioè il paradosso dell'esaustività. Cioè io a questo punto, se il valore di un database sta nella scelta e nella disposizione, il mio creare un database, magari anche con fatica e investimento, il più possibile esaustivo, riduce le mie probabilità di tutela. Questo
in un contesto in cui dobbiamo porci, renderci conto con informatica, ciò che magari trattate tutti i giorni, cioè il valore del dato non in quanto originale, ma in quanto quantitativamente e qualitativamente significativo, crea un'esigenza che non trova soddisfazione nel diritto già esistente, e quindi cresce la richiesta di una tutela diversa che scaturisce nella formulazione della direttiva. Ha avuto una vita travagliata e ce l'ha tuttora, e vedremo anche perché, però intanto vediamo gli elementi. La direttiva sulla tutela dei database intanto le definisce le banche dati, tutte, quello che viene definito, conferma che il database può essere considerato anche tutelato ai sensi del diritto d'autore, e introduce una tutela diversa, autonoma, quella cosiddetta il diritto sui generis. Questo confronto, perché vi ho detto, è stato travagliato e dibattuto? Perché, e ancora oggi emerge, c'era la tensione fra l'interesse alla tutela di chi l'aveva faticosamente creato il database e chi invece riteneva che attribuire dei limiti alla riutilizzabilità del database ponesse delle serie difficoltà e dei mettesse in pericolo le possibilità di crescita, evoluzione. Si pensi soprattutto ai settori della ricerca scientifica, non solo semplicemente quella industriale. Qui lo richiamerò dopo, è un NB, un memo che di nuovo potremmo poi, nel caso, se fosse in interesse, approfondire. Qui ricordo solo che stiamo parlando di una specificità totalmente europea. L'America non conosce il diritto su generis, i database sono tutelati con altre modalità, anche sulla falsariga del diritto di proprietà, e questo è un profilo che nel contesto delle licenze standard non è stato indifferente, perché per tanto tempo, per intenderci, faccio solo un accenno, le Creative Commons, il diritto sui generis, non l'hanno assolutamente preso in considerazione. Era stato necessario la localizzazione nazionale per poterlo citare nel contesto dell'acquis europeo. Definizione di database, abbiamo detto. Cos'è un database? Database è una raccolta di opere, dati sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. Questa estraibilità individuale del dato all'interno del database è un elemento importante che ha lasciato fuori tutta una serie di lavori compilativi, quindi che raccolgono elementi diversi, ma che vengono poi nella sostanza fusi in un unico elemento. Attenzione, questi sono gli unici criteri definitori del database, e il database è indipendente dai suoi contenuti, cioè il suo valore, l'essere database non è influenzato da quello che raccoglie, è indipendente dalla sua forma e dai programmi che hanno per elaboratore che ne comportano l'accesso o la costituzione. Qui vi cito un caso interessante perché riguarda una carta topografica analogica su cui si è addivenuti a chiedere il parere della Corte di Giustizia Europea, ragionando proprio sul punto che dicevamo, cioè l'accessibilità individuale del dato che rimanesse significativo. Perché il Land di Baviera pubblicava carte topografiche, un privato, che non pronuncerò nemmeno sotto tortura, digitalizzava queste carte e ne estraeva delle informazioni per fare percorsi per le biciclette, e l'ENDE dice no, non lo puoi fare, ma l'obiezione è che questo non è un database, perché non c'è un valore informativo che permane nell'elemento indipendente ed estratto, che rimane privo di significato. La Corte, senza stare a tediarvi, a meno che non ci sia un interesse, invece conferma che intanto il dato che può essere estratto individualmente accessibile può essere anche un'unione di dati, no, delle coordinate, e dopodiché ritiene che anche se questo valore significativo possa essere inferiore rispetto a quello inserito nel database perché viene isolato, e comunque conserva un valore informativo sufficiente per essere qualificato come un elemento indipendente di una banca dati, quindi sostanzialmente dando ragione all'End. Detto questo, quanto al perimetro di riferimento, cioè ora ciò che andremo a esporre rispetto alla tutelabilità, sono sempre database che rispondono a questa definizione,
possiamo affermare che nell'Acquis europeo oggi qualunque database, anche i vostri archivi, potenzialmente sono tutelabili sotto due punti di vista. Uno è quello del diritto d'autore, anche se mi occorre specificare che è forse la nozione più ricca, ma anche la nozione di più difficoltà, di più difficile identificazione, tant'è vero che colleghi sostengono che non esistono in realtà database veramente creativi. Tuttavia la norma li prevede, specificando che i criteri per valutarne la creatività sono esclusivamente scelta o e disposizione del materiale. Qui ho citato sia la dizione della direttiva che quella trasposizione nella legge di diritto d'autore, la 633 del 42 in Italia. Quindi non rilevano per identificare se il database sia possa essere tutelato, la legge sul diritto d'autore, con quali diritti, con quali esclusive, lo andiamo a vedere fra pochissimo, altri elementi, il know-how che ci ho trascuso, l'investimento che ci ho messo, la fatica, il personale movimentato, questi sono gli unici criteri. Se per scelta o disposizione, allora è tutelato. Scelta presuppone una selettività, quindi abbiamo detto se sostanzialmente ho selezionato la totalità di una certa categoria di elementi, evidentemente il soggetto, il database non sarà creativo quantomeno per la scelta, però può rimanere creativo per la disposizione, il coordination arrangement americano, insomma la riorganizzazione e disposizione degli elementi. Ho trovato utile citarvi, ma è un mero esempio, ce n'è di giurisprudenza al riguardo, che se invece i criteri sono necessitati da una forma tecnico-funzionale, questo credo che per il dato geografico abbia un certo rilievo, non c'è creatività anche se c'è una riorganizzazione e disposizione. Qui la sentenza era relativa a un database contenente disponibilità e prezzi dei voli, che erano organizzati secondo schemi necessitati dall'attività, ritenuto il tribunale, e quindi non potevano assurgere a quell'elemento creativo, originale, che permettesse di far considerare tutelato ai termini della legge sul diritto d'autore il database in questione. Quali sono i diritti? Li abbiamo citati tante volte, andiamo a vederli. Quali sono i diritti riconosciuti all'autore del database creativo? Richiamano molto quelli del software. Sono questi evidentemente i diritti economici, quindi quelli trasferibili, quelli esercitabili con la licenza, la riproduzione totale o parziale, l'adattamento, la traduzione, ogni diversa modifica del database e la distribuzione al pubblico, anche dell'opera modificata. Questi sono elementi chiave per comprendere anche le logiche delle licenze, perché poi che cosa ti concede di fatto una licenza? Di poter usare quel database, integrarlo, vuol dire modificarlo e redistribuirlo. Questi sono poi i cardini, no? Come lo vedremo anche del declinare una licenza in termini open, in termini aperti. Ci sono poi ex legge delle eccezioni, anche se in realtà attualmente il legislatore italiano è stato un po' avaro, nel senso che questa erano la direttiva prevedeva evidentemente la libera esercitabilità senza espressa autorizzazione del titolare, dell'autore, da parte dell'utente legittimo per quegli usi che fossero sostanzialmente necessitati del godere della database medesimo. Però prevedeva anche la facoltà di introdurre delle eccezioni per fini privati di una banca dati non elettronica, fini di didattica e ricerca scientifica, per fini di sicurezza, per una procedura amministrativa, altre deroghe che potevano essere introdotte in connessione con le previsioni già esistenti del diritto interno. La scelta della legge italiana attualmente è che se non sono soggette all'autorizzazione dell'autore, l'accesso e la consultazione, quindi non viene richiamata la riproduzione, con esclusive finalità di didattica o di ricerca, salvo fini commerciali sostanzialmente, e l'uso per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa e giudiziale. Ed è una interpretazione restrittiva che tornerà anche sul diritto sui generis. E che arriviamo a parlare di sui generis, questo famoso diritto sui generis. Allora, intanto vediamone il motivo. Richiamiamo quello che ci siamo detti prima. Ci sono dei database magari che non sono creativi eppure rivestono un valore per la
l'investimento che è stato profuso, che comunque va a attribuire un qualche interesse selettivo di quel database. Per questo la direttiva introduce un soggetto diverso, che non è necessariamente l'autore, ma il costitutore della banca dati, colui che sostanzialmente investe, e non vuol dire solo investe economicamente, un investimento qualitativo o quantitativo nella realizzazione di questa banca dati. E quali sono i diritti che gli vengono attribuiti? Alcuni elementi molto specifici: il diritto di vietare operazioni di estrazione o di reimpiego di cosa? Della totalità della banca dati o di una parte definita sostanziale. Quindi proviamo a fare un po' di ripasso e poi faccio un momento di ferma. Abbiamo parlato del diritto sui generis come una forma di tutela completamente autonoma rispetto al diritto d'autore, che presuppone un investimento del soggetto, che qui ho scritto cotitutore, ma in realtà è il costitutore, rilevante sotto il profilo qualitativo quantitativo, quindi non deve essere un qualunque investimento, mentre il diritto d'autore generalmente è più benevolo, basta una creatività minima, ve lo dico per in generale su qualunque opera, per rilevare la tutelabilità, quindi non necessariamente direttamente economico. Tant'è vero che il 102 bis, che è la legge e l'articolo che ha recepito la direttiva sotto il profilo del diritto sui generis, precisa chi effettua investimenti rilevanti con mezzi finanziari, tempo o lavoro. In più, il diritto è il divieto di estrarre e reimpiegare, l'estrazione è un trasferimento, sostanzialmente questo, le tipologie di estrazione sono certa che le avete più ben presenti nella pratica di quanto anch'io posso averlo. Da totalità o parte sostanziale del contenuto di una banca dati, mentre il reimpiego è la qualunque forma di messa a disposizione del pubblico della totalità di nuovo di parte sostanziale della banca dati, con qualunque altro mezzo e qualunque altra forma. Qual è la parte critica di questa dizione? Già il profilo relativo a valutare se l'investimento è rilevante, tutte le terminologie generalmente che nelle norme prevedono una valutazione creano potenziali ambiguità. Poi alle volte sono previste anche per garantire la flessibilità della norma nel corso del tempo. Però sicuramente questa dizione e soprattutto la parte della vita legata all'estrazione sostanziale, in che cosa può qualificarsi questa sostanzialità? Perché poi la maggior parte della giurisprudenza, non ricchissima, lo vedremo meglio venerdì prossimo, vi anticipo, soprattutto sui calendari calcistici, il mondo legato alle scommesse, da questo punto di vista è anche divertente andarle a spulciare, sulla sostanzialità si battaglia. Quindi rimane un punto giuridico problematico. Tant'è vero che, per cronaca, questa direttiva nasce a metà degli anni 90 ed è già stata oggetto di due cicli di consultazioni da parte degli organismi comunitari per comprendere se era da correggere un po' la rotta. Ma la cosa paradossale è che, al netto di un'osservazione piuttosto corale che aveva dei ambiguità interpretative, le posizioni a favore di una sua restrizione e a favore di una sua rafforzamento erano più o meno voci che si equivalevano, quindi c'era concorde e disaccordo, tant'è vero che così è rimasta fino a oggi e adesso la Commissione accenna alla possibilità di intervenirvi comunque. Anche qui abbiamo delle eccezioni previste dalla direttiva, di nuovo fini privati, banca dati non elettronica, estrazione di dati che la ricerca sempre ritorna. Il legislatore si è limitato, italiano, a precisare che non sono soggette all'autorizzazione del costitutore estrazioni e reimpieghi non sostanziali di una banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione pubblico, ricordando però che non possono rientrare in questa tipologia estrazioni sistematiche che possono creare, che non sono legate alla normale fruizione della banca dati, che possono recare un giudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costitutore. Per cui il movimento è non così ampio al netto di quanto può essere espresso dal titolare, dal costitutore all'interno di una condizione espressa di riutilizzabilità. Comunque, in sintesi,
Il concetto fondamentale è che in Europa il database ha una doppia forma di tutela potenziale, che può essere cumulativa o alternativa, nel senso che abbiamo un database che può essere creativo, ma non ha comportato un investimento rilevante, abbiamo un database che non è creativo, ma ha comportato un investimento rilevante, abbiamo un database che potrebbe essere un database, ma non godere di nessuna di queste due, e rimarrebbe comunque tutelabile in forma negoziale, perché comunque chi l'ha creato potrebbe porne condizioni per la sua condivisione. Mi sono limitata qui a una schema di sintesi, ha completato un investimento rilevante sotto il profilo quantitativo o qualitativo, è tutelato dal diritto sui generis, se è creativo per scelta o disposizione è tutelato dal diritto d'autore. Attenzione che le diversità sono anche rispetto non solo ai diritti e ai presupposti, ma anche al soggetto, che non necessariamente lo stesso tra autore e costitutore. E anche l'oggetto tutelato, da una parte è e questo di nuovo lo richiameremo, da una parte la struttura del database, le modalità scelte e disposizione, dall'altra parliamo di una porzione, della totalità dei suoi contenuti. Io mi limiterei a questo per quanto riguarda la tutela tradizionale del dato del database, per utilizzare questi concetti e introdurre quello di open data. Per cui chiederei, io non vedo la chat perché altrimenti mi perdo lo schermo, chiedo a Stefano se ci sono domande o se qualcuno... No, non ci sono domande, ma se posso farne una io, te l'ho fatta mille volte, però oggi mi sento di rifartela ancora. Se quanto bevo, posso. Chiedo scusa a tutti. Allora, se quello che conta è la creatività, giusto per non fare nomi e cognomi, l'AGID dà le linee guida per la realizzazione di un database geotopografico, mi dà le specifiche e mi dà anche la struttura fisica, quindi vado da IKEA e prendo l'armadio, io Regione Piemonte riempio l'armadio nei vari cassetti con i miei dati. In che situazione mi trovo rispetto al quadro che è delineato? La creatività non c'è perché il database l'ha creato fisicamente, anche fisicamente AGID, io lo sto prendendo, lo sto riempiendo. Dove sono io in questo... Tu però ti devo fare una domanda, nel senso che tu potresti avere una disposizione del dato già preconfezionata, ma potresti operare una scelta selettiva quanto riguarda i dati da inserire. E quindi su questo sto proprio ragionando in ragion di teoria. Cioè potrei voler creare un database, dico una sciocchezza, chiedo scusa magari tecnicamente, di una mappa particolarmente originale di percorsi di biciclette in montagna. Quindi vado a selezionarmi solo quei dati che pure poi rispetto a disposizione dovranno seguire quelle logiche, però faccio una selezione del tipo di dato che metto dentro. Se viceversa, come penso accada tradizionalmente in queste tipologie, la disposizione è predefinita tecnicamente, è standard, e il contenuto è tendenzialmente auspicabilmente esaustivo, mi sembra che sussistano gli elementi per escludere la configurabilità di una tutela in termini di diritto d'autore, mentre molto più ragionevolmente e sicuramente si andrà ad appoggiarsi sul diritto sui generis. Questo è anche uno dei... difficoltà di individuare questo profilo di creatività è anche il motivo per cui più semplicemente ci si appoggia al concetto di diritto sui generis, che invece con l'investimento del database è sicuramente assicurato. Non so se ti ho risposto, Stefano, però sì, mi verrebbe... Sì. Ok. Sì. Chiede Benedetta, prima che tu vada avanti, in chat, se possiamo rivedere la slide sulle esclusive dell'autore del DB e le attività non soggette all'autorizzazione da parte dell'autore. Quelle del diritto d'autore? Le slide sulle esclusività dell'autore del DB e le attività non soggette all'autorizzazione, eccolo qua, questa immagino, sì. Vero Benedetta? Sì. No, mi hai risposto. Sì. Questo qui vedo in chat anche Antonella Gamerro, che è collega di CSI, che cura con noi e per noi il DB topografico di Regione Piemonte, e sentirci dire, vero Antonella, che non siamo creativi, un po',
un po' ci piange il Sei cuore, deluso. però la legge è legge, noi ci inchiniamo, però devo dire che un po' mi dispiace. No, allora io posso anche, ma come sai, esprimere la mia personale opinione, nel senso che io ho una visione un pochino più orientata al database creativo, perché credo che nella composizione di un database invece si infonda anche parecchia creatività. Ma in un contesto in cui però, ma anche però ricordando che il know-how non rileva questo profilo, per cui la stavo anche scorrendo la eccoci qua. Allora, non sono soggetti all'autorizzazione del diritto d'autore la consultazione o l'accesso di una banca dati quando abbiano accesso e consultazione quando abbiano esclusivamente finalità didattica o di ricerca scientifica non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale. Attenzione, nell'ambito di tale attività la eventuale operazione di riproduzione permanente della totalità di parte sostanziale sono comunque soggette all'autorizzazione. Non sono soggette all'autorizzazione l'impiego di una banca dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale. Naturalmente non ho citato qui, ma l'ho messo tra parentesi, che se invece le attività poste in essere dell'utente legittimo di una banca dati se sono necessarie per l'accesso al contenuto o per il suo normale impiego, queste sono scontate e la legge lo prevede, non è necessario chiedere ad hoc una autorizzazione al riguardo. Invece se c'era interesse sul discorso del diritto sui generis, queste sono le eccezioni che sono imperative, cioè se le clausole eventualmente firmate che negano questa possibilità sono nulle. Questo è importante, quindi non è soggetto, non è negoziabile che estrazioni non sostanziali necessitino l'autorizzazione del costitutore. Non sono, questo è il 102 ter nel caso, non sono soggette all'autorizzazione, guardavo se la testo aveva... chiaramente qui non ho riportato il concetto, ma di nuovo siamo sempre al discorso di inserzione e rimpieghi non in forma quantitativa o qualitativa significativa. Se posso, ci sono altri? Se no proseguo? Sì, non ci sono altre domande. Okay. Anche perché grazie. Altrimenti rischiamo veramente di dover volare alla fine e okay. Quindi mi dispiace perché poi... allora... Il concetto qual è? Adesso facciamo questo salto logico. Abbiamo visto che il diritto d'autore e il diritto sui generis, ma tutto che trovate nella legge sul diritto d'autore, come tutela colui che è l'individuo che per sua creatività o per suo investimento il legislatore ritiene degno di tutela, attribuendogli delle esclusive, dei diritti di limitare il riuso altrui. Allora, evidentemente... Il dato aperto è connesso con questi diritti. Qui vi ho dato la definizione che ho trovato sul portale europeo dei dati, informazioni raccolte e pagate dagli enti pubblici, quindi qui c'è già un tipo di dato aperto, perché il dato aperto potrebbe anche essere rilasciato da un privato, disposizione a titolo gratuito per riutilizzarlo per altri fini. Quindi la riutilizzabilità è un concetto portante del dato aperto. Ed è applicato dalla normativa che vedremo a nozioni più o meno corrispondenti, documento, set di dati, alcune volte la normativa parla proprio di dato aperto, dato pubblico. Il CAD, cioè la nostra normativa nazionale, il codice dell'amministrazione digitale, fornisce una definizione molto precisa di dato aperto che vi voglio richiamare per condividervi due elementi. Uno operativo, e l'altro di, come dire, funzionale, vediamo se non ho usato i termini a casaccio. Intanto, che cos'è un dato aperto ai termini dell'articolo 1? Una volta la definizione nell'articolo 68 del CAD, adesso non l'ho riportata all'articolo 1, infatti vedete la lettera L ter, quindi queste sono indice che infatti sono sottocommi che sono inseriti poi, lo sapete, il CAD ogni anno
e tradizionale come la notte degli Oscar gli danno una ritoccata. E quindi ogni anno ha avuto delle, se non più di volte all'anno, dei piccoli aggiustamenti, anche 68, dell'articolo 68. Comunque, gli dati aperti sono utilizzabili da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in forma disaggregata. Questa precisazione ora la comprendiamo se ci poniamo nell'ottica che in realtà i diritti sono attribuiti non al dato, ma al database. Quindi quando parliamo di tutela del dato, in realtà dovremmo meglio parlare di tutela del database. Devono essere accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione in formati aperti, che anch'essi hanno la loro definizione di standard, sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori, sono resi disponibili gratuitamente o a costi marginali sostenuti per la loro riproduzione. Questi sono concetti che ritroveremo, perché sono concetti in realtà non originali del legislatore italiano, lo vedremo venerdì prossimo, sono mutuati dai concetti dei movimenti open anche internazionali, ma lo potete cogliere anche meglio di me, non richiamano solo nozioni giuridiche. Un dato veramente aperto, cioè un dato riutilizzabile a fini diversi per quelli per cui è stato raccolto in forma, in modalità non discriminatorie, cioè per qualunque fine e da qualunque soggetto, richiede uno sforzo congiunto a livello normativo di esercizio dei diritti che altrimenti sarebbero negati, perché ricordate che generalmente in questi contesti di proprietà intellettuale e tutela dei beni immateriali, se io non autorizzo vuol dire che è negato, se non esprimo un'autorizzazione il diritto non è riconosciuto, non è il contrario, ma anche uno sforzo tecnico. Per questo, perché altrimenti è un'autorizzazione sterile. Il database deve essere veramente fruibile sotto il profilo sia giuridico che tecnico, e questi sono concetti che qua mi sembrava in questa definizione chiaramente si dovessero coordinare. L'altra piccola provocazione che ho inserito è, va bene, parliamo, che poi sento spesso soprattutto rispetto al software libero, ma insomma sì, il dato aperto, insomma il software libero, sono ideologie, sono un po' fissate. No, quello che io credo che anche l'Unione Europea abbia ben compreso, forse per fini non del tutto condivisibili, ma questo mi prendo la libertà, un po' l'arroganza di condividere un'opinione piccola personale, ma è che in realtà l'apertura del dato che costituisce un asset pubblico non è semplicemente un punto di diritto, di principio, no? Come alcuni casi dicono, ci vado da un punto di principio e nient'altro, è uno strumento fondamentale per il bene comune. Nel dato geografico questo diventa evidente, perché un dato non liberato diventa un dato inutile, invecchia, non cresce, non crea intelligenza. Quindi è uno strumento al servizio, peraltro, di diverse finalità pubbliche. Il fatto che il dato geografico, il dato aperto, costituisca e si diventi il punto di incontro di normative che seguono finalità diverse, è perché è un elemento cruciale del bene comune. L'accessibilità del dato, adesso noi andremo, cercheremo di quest'ora di andare a toccare non solo la normativa sul settore della valorizzazione del settore pubblico, ma noi vediamo che si parla di dati ambientali, dati territoriali, nell'ambito della trasparenza, del diritto all'accesso, il diritto all'informazione, nell'ambito della tutela ambientale, nell'ambito della condivisione tra pubbliche amministrazioni per soddisfare principi come quello di one only, di cui sentiamo sempre tanto parlare. Cioè, e tutto può essere soddisfatto dal dato aperto. È una sorta di punto di arrivo di Signore degli Anelli, che soddisfa finalità anche diverse, connesse sempre a interessi pubblici, ma non identici, che ruotano intorno al concetto di dato, che sappiamo già, dato database. Allora, ecco qui ho cercato di tradurre graficamente le mie, scusate, tra l'altro non sono slide particolarmente giocose e scontano le mie limitate capacità di grafico, spero che mi perdonerete almeno sotto questo aspetto. Però quello che volevo trasmettervi è questo, visivamente, questo concetto di crocevia, no? Da una parte abbiamo l'asset pubblico che va valorizzato e condiviso, dall'altro diventa uno strumento anche per soddisfare il diritto dell'accesso che ha il cittadino. E anche quello della trasparenza, che non è la stessa cosa, perché riconosce un principio di controllo del cittadino verso la cosa pubblica e la gestione della cosa pubblica.
ma è anche un elemento fondamentale per realizzare quella che viene chiamata condivisione, la chiamo sempre interoperabilità tra pubbliche amministrazioni, ed è un concetto che ho riportato un passaggio delle linee guida sulla valorizzazione del patrimonio informativo, peraltro che dovrebbero essere a breve pure loro riviste, secondo il nuovo piano triennale, in cui dicono le amministrazioni devono tener conto delle differenze che in realtà c'è tra open data, trasparenza e condivisione, soddisfano esigenze diverse e su alcuni aspetti convergono, non convergono in un corpus organico. Questo è uno degli elementi problematici che concluderò, ma fanno riferimento a obiettivi che ruotano intorno allo stesso oggetto. Poi il dato geografico, l'apoteosi, nel senso che qui vi ho riportato alcuni dei settori normativi in cui mi sono imbattuta cercando di analizzare le previsioni che in un modo o in un altro dispongono o chiedono all'ente pubblico di disporre del dato geografico, diciamo, che può essere il dato territoriale, ma per me può essere anche il dato ambientale, l'informazione ambientale, perché alcune informazioni ambientali attengono al territorio. Ed evidentemente il dato geografico è comunque un dato, e se detenuto dalla pubblica amministrazione rientra nella normativa del Public Sector Information. È anche un dato che diventa fondamentale per determinate politiche. Oggi si parla del Green Deal europeo, e quindi richiede non solo l'interoperabilità generica sulle comunicazioni, ma richiede un focus, un'interoperabilità dell'informazione geografica. E di nuovo, abbiamo già detto, dell'informazione e della trasparenza. Di nuovo, vi prego, se ci sono... Stefano, facciamo così, se ci sono... si accumulano domande in chat, io ti autorizzo a interrompermi, va bene? Sì, niente, non ci okay, sono perfetto. Note. Spero che però non stiate dormendo, poi faccio delle sortite, scherzo. Allora, visto che la questione è così articolata e io stessa mi sono interrogata sul modo di scandirle, vi propongo questa roadmap nella roadmap, cioè vorrei condividere con voi i contenuti di quelli che oggi sono i pilastri della gestione dell'informazione pubblica e di quella territoriale, che sono le direttive sul Public Sector Information, la direttiva Inspire, sapendo che alla fine di questi scalini andremo a analizzare il futuro che verrà dopo queste direttive, e poi nel mezzo il contesto italiano, in cui vorrei dare spazio, perché ci tocca un pochino più da vicino, anche le direttive tangenti, cioè quelle delle norme tutela dell'ambiente, l'accesso e la trasparenza, sapendo soprattutto rispetto alle norme tutela dell'ambiente che parleremo di normativa recettiva, anche qui di normativa europea, perché un altro principio fondamentale che, parlando di dati, gestione dei database, valorizzazione del database, condivisione del database, non può più, ma da tempo, ma a maggior ragione in questo contesto, farsi un ragionamento nazionale. Il discorso, il gioco è necessariamente quantomeno europeo, quanto anche bastasse. Ma insomma, non voglio far politica, quindi andiamo oltre, iniziamo a vedere la direttiva sul Public Sector Information, la direttiva del 2003, che è stata modificata nel 2013, che ha una finalità precisa, cioè favorire lo sviluppo del mercato, consentire alle imprese di sfruttare il potenziale di riutilizzo del Public Sector Information. Anche qui apro una parentesi che rimane, però non è nulla su cui prendere appunti, perché è una mia mera opinione personale. Le direttive europee, ma... per la stessa origine e ragion d'essere dell'Unione Europea, probabilmente, spesso pongono l'accento più che sul piano etico, su quello della, o meglio, non direttamente, cioè lo favorire lo sviluppo del mercato porta evidentemente con sé, si vede nel considerando, un vantaggio che dovrebbe poi riverberarsi su tutta la società. E quindi c'è sempre questo richiamo alla concorrenza, alla tutela, alla condivisione, anche sotto il profilo economico, che forse potrebbe anche quasi essere superato, ma insomma è davvero uno spunto che mi permetto di condividervi, ecco, in questo contesto. I soggetti che sono coinvolti sono gli enti pubblici, sicuramente le pubbliche amministrazioni, non le imprese pubbliche, anche se vi anticipo ad oggi invece la direttiva che l'andrà a sostituire o che l'ha sostituita ma che non è ancora recepita, la 1024, le cita invece come soggetti in causa. La direttiva ha avuto già un'evoluzione, vi ho citato una modifica significativa nel 2013 che è stata poi anche riverberata
nella lettera della normativa nazionale, cioè il decreto legislativo 36-2006, che è stato nel tempo adattato. Perché all'inizio era l'apertura del dato era una possibilità, cioè se lo apri così. Nel 2013 diventa diverso, lo apri salvo eccezioni e lo apri così. L'oggetto di questa apertura sono i documenti, cioè qualsiasi contenuto a prescindere dal supporto in possesso, o qualsiasi parte di detto contenuto in possesso di enti pubblici. Come considero a lato che questa terminologia, documento torna spesso, ma non è l'unico oggetto richiamato da tutta la normativa che vedremo, dimostra come non sia scontato individuare l'atomo su cui costruire il sistema di tutela. Perché poi il documento, vediamo, nel CAD viene definito una rappresentazione di atti e fatti, quindi alla fine è un dato, contiene dati, tutte e due le cose. Comunque non soffermiamoci su questo elemento perché intuitivamente comprendiamo cosa può integrare. Vediamo cosa invece non è compreso. Allora, queste sono una serie di eccezioni che più o meno, con alcuni distinguo, alcune ritornano in quasi tutta la normativa che vedremo. I documenti che non rientrano in quelli delle previsioni di messa a disposizione del public sector della direttiva PSI sono quelli estranei ai compiti del servizio pubblico, cioè la pubblica amministrazione li ha generati ma non in quanto pubblica amministrazione, ma soprattutto quelli su cui sussistono vincoli di terzi, che possono essere vincoli di proprietà intellettuale, diritto industriale, possono essere il fatto che contengono dati personali, e questo è un grosso problema che il Data Governance Act di novembre sta cercando di gestire, del motivo per cui invece il gruppo di garanti europei ha serie perplessità. Sono esclusi da questa previsione gli istituti di ricerca e di istruzione che non siano biblioteche, musei, archivi, biblioteche universitari, e poi sono anche esclusi i documenti, viene fatto un espresso rimando, che ai sensi del diritto all'accesso, la nostra 241, sono esclusi o in qualche modo limitati dall'accesso stesso. Qui viene richiamata la direttiva, la sicurezza nazionale, la riservatezza statistica e commerciale, in senso non esclusivo ma inclusivo. Quali sono le condizioni? Abbiamo visto che la direttiva ad oggi prevede che gli stati provvedano perché i documenti cui si applica la direttiva siano riutilizzabili. Il concetto di riutilizzo vuol dire a fini commerciali e non commerciali, per fini diversi da quello che è stato raccolto. Questo sì è un concetto che ritorna con una terminologia piuttosto costante. Il formato è libero, nel senso non c'è alcun obbligo di fornire il formato aperto. È auspicato, ove possibile opportuno, che siano leggibili meccanicamente, accompagnati da adeguati metadati conformi. Non c'è però l'obbligo di adeguarli, di conservarli oltre il termine di cui la pubblicazione ha necessità, questo mi sembra anche corretto, o fornirli in estratti se la difficoltà di questa attività è sproporzionata per le forze dell'ente in questione. Parla sì di licenze. Quello che trovo interessante è che già però la direttiva precisa che l'utilizzo può essere incondizionato, o possono essere imposte condizioni anche con licenze. Comunque queste condizioni non devono ridurre indebitamente la possibilità di utilizzo, e questo è un concetto che nella 1024, ve l'anticipo, viene rafforzato in modo sensibile, perché diranno, la direttiva dirà, che il diritto sui generis non è esercitabile dagli enti pubblici per limitare la riutilizzabilità e non devono essere usate per limitare la concorrenza. Meglio licenze standard disponibili in formato digitale che sono adattabili anche per soddisfare particolari esigenze. Si parla anche di prezzi e trasparenza. Dico qui, e vedremo anche dopo le condizioni relative al divieto di esclusive, se qualcuno conosce anche i principi del software libero, vedete come i concetti si richiamano. C'è una riutilizzabilità, condizioni che non possono essere discriminatorie o vessatorie, e una tendenziale gratuità o una trasparenza comunque di questi elementi di costo, che devono essere tali, cioè costi marginali legati alla necessità di produzione o di fornitura. Ci sono naturalmente delle eccezioni che sono sostanzialmente connesse alla vita di quegli enti che vivono di dati,
lo semplifico evidentemente, però si dice cioè i soggetti che hanno necessità di generare utili per poter coprire parte sostanziale dei propri costi o per poter mantenere, questo in via eccezionale, la manutenzione e la produzione dei dati stessi, possono apporre tariffe che vadano oltre i costi marginali. Un altro principio importante è la non discriminazione e il divieto di accordi di esclusiva. Per categorie analoghe di indirizzo di utilizzo non possono essere imposte condizioni discriminatorie. La non discriminatorietà è un principio fortemente condiviso dall'openness, del concetto di open generale, applicato al software, applicato ai dati o ad altro. La direttiva vieta anche gli accordi di esclusiva, anche se prevede delle eccezioni, cioè il diritto di esclusiva può essere concesso se sia necessario per l'erogazione di un servizio pubblico e anch'esso va vigilato, cioè deve essere non più che triennale, deve essere comunque soggetto a revisione periodica e deve essere oggetto di adeguata pubblicità e trasparenza. Questo parliamo di tutti i documenti tranne quelli esclusi. Poi devono essere previsti anche modi per facilitare la ricerca, qui entrano in gioco i metadati, però chiaramente anche qui la tensione era dover prevedere e valorizzare l'apertura del dato, ma c'era anche la preoccupazione di non andare a pesare troppo sull'attività della pubblica amministrazione. Quindi spesso troviamo queste edizioni, ove possibile, ove opportuno, accessibili online, in formati leggibili meccanicamente, perché è chiaro che la leggibilità meccanica massimizza la sfruttabilità del dato, no? E facilita la ricerca, perché poi un concetto che adesso non ho richiamato nelle slide, ma che torna nella cultura dell'openness, è il concetto FAIR, cioè deve essere findable, deve essere facile da trovare, accessibile, deve essere riutilizzabile, per cui non è solo che il dato deve essere messo a disposizione, ma anche le modalità e la facilità con cui è reperibile, acquisibile e riutilizzabile è fondamentale per andare oltre la teoria, diciamo. La direttiva sul settore pubblico, da un certo punto di vista, curiosamente, perché è uno dei primi articoli, no? Dice il principio deve essere messo in ispezione i documenti, dopodiché regolamenta le procedure di richiesta. Uno potrebbe dire, vabbè, ma se sono pubblicati, sono messi a disposizione nella pubblica amministrazione, perché li devo richiedere? Poi evidentemente, ad esempio, la normativa italiana oggi precisa i documenti non ancora messi a disposizione. Comunque anche una procedura di richiesta è regolamentata in modo molto preciso, quindi le risposte vanno date entro un lasso di tempo ragionevole, è necessario indicare i mezzi di ricorso e anche spiegare perché si nega l'accesso a quei determinati dati, con logiche che appunto richiamano anche quelle tradizionali del diritto all'accesso, a cui, come ricordate, in effetti la normativa della Privacy and Information ha fatto espresso richiamo, perché uno dei motivi di rifiuto è il documento non rientra tra quelli che io sono tenuto a fornirti, proprio perché tra quelli che il diritto all'accesso tradizionale esclude o limita. Questo corpus di previsioni fa riferimento al documento detenuto prodotto dalla pubblica amministrazione. Abbiamo già avuto modo di richiamare come il fatto di metterlo non soddisfi poi che l'obiettivo viene raggiunto, e questo emerge con particolare chiarezza rispetto all'informazione territoriale, in cui vanno risolti, ci si rende conto a livello europeo, problemi legati alla qualità, all'organizzazione, all'accessibilità, alla condivisione delle informazioni territoriali. E quindi per risolvere questi problemi viene elaborata una direttiva specifica sui dati territoriali, che conoscete sicuramente benissimo, è la direttiva INSPIRE. Qui ho riportato la ratio della direttiva stessa. Per cui si capisce anche che anche il legislatore nazionale, italiano e europeo procede anche per aggiustamenti in un certo senso, intervenendo magari anche in una del genere a livello di settoriale, e probabilmente o forse è arrivato oggi a un punto in cui contempla questo contesto e cerca di fare ordine. Guardo anche l'orario e mi rendo conto che spero di dobbiamo andare veloci, ma non troppo. Qui abbiamo una finalità diversa. Le finalità delle leggi sono importanti perché
ne danno la lettura interpretativa e la ragione di alcune previsioni e dell'assenza di altre. La finalità della direttiva Inspire è quella di istituire un'infrastruttura europea per l'informazione territoriale, quindi ha un'impronta molto più tecnica e si appoggerà sulle infrastrutture nazionali, si appoggia sulle infrastrutture nazionali. Quindi individua in modo diverso i soggetti perché tira dentro quelli che svolgono funzioni attinenti a questo settore per la pubblica amministrazione e dà previsioni operative, funzionali alla creazione di questa infrastruttura, ma mentre lo fa si riaggancia a quella generale che fa sempre salva, in realtà veniamo fatti salvi sia la direttiva sul public sector information, su quella ambientale che vedremo a seguire come riflesso del recepimento italiano. E quindi in questo contesto, dando queste indicazioni tecniche che sono volte a permettere una più forte interoperabilità tra i soggetti pubblici che afferiscono con 2F però al settore ambientale, fa un'operazione di standardizzazione, dispone di servizi che di fatto rendono possibile solo un'interoperabilità chiusa, ma una condivisione diffusa dell'informazione territoriale, e tante vedo prevede una condivisione non solo tra pubblica amministrazione, perché parla di apertura al pubblico. Intanto vediamo l'oggetto, perché l'Inspire parla di set di dati, i set di dati territoriali, che è una collezione di dati territoriali identificabili che riguardano una zona su cui lo Stato membro ha dei diritti perché va circostanziata, devono essere disponibili in forma elettronica, devono essere, di nuovo siamo nell'acquis pubblico, più ampio però sempre pubblico, e evidentemente devono riguardare alcune categorie tematiche che sono legate agli allegati. Io sono andata a leggermele, vi ho citato alcune tipologie per darvi l'idea che è molto a copertura di quasi totalità di quelli che potremmo definire dati territoriali. Ci sono indirizzi, ci sono griglie, le parcelle, dati, unità statistiche, edifici. L'oggetto non è solo questo set, ma i servizi relativi a questi dati. Quindi perché? Perché, vi ho già ricordato che richiamo nelle altre direttive, perché la Inspire mira a creare un ecosistema territoriale, qui ho grossolanamente disegnato, quindi l'ecosistema è fatto non solo dai set di dati, ma dai metadati applicati, dai servizi che possono essere utilizzati su questi metadati, i servizi che possono richiamare quei servizi, gli accordi che permettono l'interoperabilità transfrontaliera di questi dati e i meccanismi che rendono questo sistema realizzato. Cioè l'infrastruttura è, da definizione di Inspire, tutto questo. Un vero e proprio ombrello europeo. E per questo c'è una semantica articolata, distingue gli oggetti interterritoriali, distingue i servizi relativi ai dati, i set di dati e il dato territoriale. Adesso sono risalita dal più grande al più piccolo. Non mi soffermo, perché probabilmente intuite meglio di me, ma se necessario li richiameremo. Quali sono gli obblighi? Tre elementi fondamentali. Gli Stati membri sono chiamati a garantire un'adeguata metadatazione del dato, del set di dati territoriali, l'interoperabilità e la condivisione, qui vi ho portato il wording, garantiscono che siano creati metadati, sono adottate queste disposizioni di esecuzione per garantire interoperabilità e condivisione, istituiscono e gestiscono dei servizi di rete. Chiaramente sono poi dettagliati questi elementi. E quali sono? I metadati devono contenere alcuni elementi, poi altri eventualmente lo Stato può aggiungere. La conformità alle disposizioni di esecuzione che dovranno essere, c'è già un regolamento Inspire, mi sembra che è stato recepito a novembre del 2011, ma andando a memoria potrei sbagliarmi della grossa, devono indicare le condizioni applicabili all'accesso e all'utilizzo, devono dare informazioni sulla qualità e la validità dei dati, su qual è l'autorità pubblica responsabile e quali sono le limitazioni all'accesso. I servizi su questi set di dati e sui relativi servizi sono di tre tipi essenziali e sono importanti nel nostro contesto, perché devono garantire servizi di ricerca che possono individuare i dati e i servizi utilizzando i metadati che gli Stati membri sono chiamati a garantire sui set di dati. Devono garantire servizi di consultazione, qua mi sono permessa di riprodurre l'elencazione precisa perché è molto dettagliata, la navigazione, lo zoom out, zoom in, queste proprio
sovrapposizione di setti consultabili, lo scaricamento e la conversione e i servizi di chiamata. Questi servizi devono essere disponibili per il pubblico, facili da utilizzare e accessibili via internet. Evidentemente poi ci sono anche dei limiti, cioè i servizi di ricerca possono essere limitati quando c'è pregiudizio, relazioni internazionali, pubblica sicurezza e difesa nazionale. Vi ricordate, vi ho detto i limiti, le eccezioni, vedremo, sono riconducibili a un set di concetti che ritornano. Uno di questi evidentemente sono i principi dell'interesse pubblico più alto istituzionale, quelli legati ai diritti di terzi, segreto commerciale, proprietà intellettuale, la tutela della privacy, c'è anche la tutela dell'ambiente, che all'inizio ho trovato curioso, ma in realtà ha un senso, nel senso, ad esempio, a tutela delle specie protette può essere limitato l'accesso all'informazione, che ne so, dove si trovano le ultime tigri. Le tigri in Italia non ne abbiamo, ma viventi, è un'informazione che forse è motivata, la cui segretezza può essere motivata. E anche la necessità di tutelare, quindi non arrecare un pregiudizio a chi abbia fornito volontarie informazioni, salvo lo stesso consenso. Per dovere di sintesi, ho dato un asterisco a alcuni profili perché alcuni di questi limiti all'accesso non sono utilizzabili come motivazione per limitare l'accesso alle informazioni sulle emissioni sull'ambiente, un'informazione molto specifica. Anche qui l'ambiente di nuovo torna, ma evidentemente tutto è Inspire nelle sue razze, funzionale anche a una migliore gestione congiunta delle politiche sull'ambiente. Di nuovo, Inspire si richiama di nuovo alle licenze. È possibile sottoporre a licenza i set, anche se deve essere compatibile con la ratio complessiva, cioè non deve limitare ingiustificatamente l'interoperabilità, e può essere richiesto anche il pagamento. Questo pagamento deve essere a livello minimo, ma giustificato per cosa? Per garantire la qualità, un ragionevole ammortamento nel caso del finanziamento. Quindi un po' di eccezioni ci sono. I servizi di ricerca e consultazione devono essere però di regola gratuiti, di nuovo, se è la necessità giustificata di garantire il mantenimento del servizio. Interessante rilevare che ci si precisa che i servizi di consultazione possono essere presentati in una forma che ne può impedire l'utilizzo a fini commerciali, quindi l'unica eccezione, diciamo, al termine di riutilizzabilità che ho trovato in termini letterali. Le tariffe, in caso di apposizione di tariffe, deve essere possibile anche la crescita di un servizio di sistema di servizi di commercio elettronico, vengono richiamati anche i concetti di licenze click license o di licenze online. Evidentemente possono essere anche richiamate, però è preciso l'articolo 14, clausole di esclusione della responsabilità. Qui mi sono permesso in modo molto alto di richiamarvi come già queste due normative, ci rendiamo conto, hanno degli ambiti e delle finalità non identici, nemmeno tangenti, in parziale sovrapposizione, con terminologie e soggetti solo in parziale sovrapposizione, e che si coordinano perché l'uno, in un certo senso, favorisce la messa a disposizione che prevede l'altro con determinate modalità che massimizzano l'efficacia, no? Ma questo già solo panorama ti lascia intuire la complessità del sistema. Questo, come dire, viene confermato anche dal panorama italiano. Qua, senza alcuna pretesa di esaustività, si è dichiarato e messo verbale, ho richiamato alcune norme che sono coinvolte dal dato geoambientale, passatemi il termine che è inesistente probabilmente. Cioè abbiamo la direttiva, la decreto recettivo del Public Sector Information, la 36/2006, abbiamo il CAD che abbiamo già più volte citato, che parla dell'accesso ai dati in generale. Abbiamo le disposizioni legate al recepimento della direttiva Inspire, abbiamo le normative sull'accesso e la trasparenza, la 33/2013, la 241 del 90, abbiamo le normative legate alla... Sì, poi abbiamo anche la Spending Review che parla degli atti spaziali e l'ho messa abbinata in Inspire. Abbiamo poi tutte le leggi e i decreti di recepimento delle convenzioni e delle direttive europee e poi in ultimo la decreto legislativo 156/2006 che è la norma di tutela ambientale,
che gestiscono l'informazione ambientale, che anch'essa è tangente in parziale sovrapposizione con le informazioni di cui stiamo discutendo. Brevemente mi permetto di richiamare, ma davvero anche considerato i tempi, Stefano, io tra l'altro mi rendo conto che non ho concesso la pausa caffè, però se sopravvivete tutti io proporrei a questo punto di andare fino alla fine. Beh, sì. Concordate? Siete tutti vivi? Spero. Vegeti. Sì, qualcuno c'è, via. Qualcuno è sopravvissuto. Ci siamo. Dai, resistete che ce la siamo, ce la possiamo fare. Comunque, in realtà non vi sto a ripetere i concetti riportati nella 36/2006 già espressi nella direttiva. La 36/2006 nella sua versione attuale prevede il riutilizzo e le modalità di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici, cioè il documento, la definizione del documento che dà il 36 dice il documento contenente dati pubblico, di nuovo tendenzialmente, quindi ove possibile, opportuno, in formato aperto, gratuito, riutilizzabile anche a fini commerciali. Richiama un'adozione, non è uso incondizionato, richiama la ponibilità di licenze aperte standard, anch'esso regolamenta le procedure di richiesta specificando lo necessario per i documenti che non siano ancora stati resi pubblici, e di nuovo il principio di gratuità del costo effettivo con le stesse distinguo più o meno, e i principi di non discriminatorietà e di divieto di accordi esclusivi. Qui vado veloce, vi ho semplicemente riportato gli elementi fondamentali, cioè le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico, che sono i soggetti tenuti, provvedono affinché i documenti, cui si applica il presente decreto perché abbiamo tutte le serie di eccezioni nel contesto già in realtà accennati, siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali e, ove possibile e opportuno, secondo formati previsti dagli articoli 52 e 68, in realtà adesso vanno riletti nelle revisioni, ma sono sostanzialmente i formati aperti. Interessante, e lo dico per introdurre il concetto che si aggiunge a questo, che poi si collegherà adesso. Sì, c'è il titolare adotta prioritariamente licenze standard, ma se non lo fa, che succede? Perché in teoria, se non dico nulla, mi dimentico di apporre la licenza, io non posso farci nulla su questi dati, se seguo la logica. Perché l'obbligo della licenza, c'è un buco. In realtà oggi non è così, nel 2012 viene introdotto il famoso principio dell'open by default, che è recepito, espresso nel codice dell'amministrazione digitale, in cui precisa che i dati e documenti pubblicati senza licenza del 36/2006 si intendono lisciati come dati aperti. Attenzione, i dati aperti è la definizione che abbiamo visto in apertura. Evidentemente una forte presa di posizione legislatore, sicuramente gradita. Mi permetto una parentesi invece dalle stelle alle stalle molto pratica, una portata forse più, questa sì, di impatto che pratica, perché non so se ne avete esperienza, ma spesso, e parlo anche di cose mie, ma insomma i siti della pubblica amministrazione sono articolati e non è così agevole essere assolutamente certi che da qualche parte in quel sito un pezzettino di licenza, di indicazione, di richiamo, che tutto il materiale non altrimenti indicato in quel sito si intende rilasciato con. Quindi a livello pratico c'è sempre un po' di inquietudine nell'appoggiarsi a questo principio, è molto più rassicurante trovare da qualche parte le condizioni a cui attenersi. Il codice di amministrazione digitale richiama non solo il principio del dato aperto, ma insieme adesso sviluppa fortemente quel principio che abbiamo visto, sentito e sostenuto nelle SPAR, che è l'interoperabilità tra pubbliche amministrazioni. Quindi c'è questo blocco che va dal 50 in poi, che tratta entrambi gli elementi. Qui ho richiamato il concetto primario che porta poi alla condivisione con la pubblica amministrazione, perché il principio primario è di completa apertura, cioè i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili. Ricordiamoci che i dati territoriali sono sempre dati delle pubbliche amministrazioni, se sono delle pubbliche amministrazioni, per consentire il riutilizzo alle condizioni fissate dall'ordinamento, qua c'è sempre la clausola che poi richiede attenzione, da parte anche di altre pubbliche amministrazioni, sì, ma anche dei privati. Piccola parentesi nella parentesi, l'articolo 52 secondo comma e l'articolo 54, credo, per i concessionari pubblici servizi richiamano anche espressamente l'impegno che deve avere la pubblica amministrazione a redigere correttamente i capitolati
per garantirsi la disponibilità del dato da mettere a disposizione nei termini che vi ho appena letto. Ed è un punto che richiede meditazione, perché è un punto di attenzione cui alle volte si scivola, diciamo. Vi ho riportato anche il fatto che questo principio di disponibilità, che poi la ragione è sesta, non la forma, cioè il dato pubblico ha senso che venga messo a disposizione degli altri pubbliche amministrazioni e del a bene pubblico, evidentemente se non sussistono altri diritti che giustificano un bilanciamento, era già stato previsto dalla spending review con alcuni specifici dati, i dati e le informazioni acquisite dal suolo, dagli aerei e dalle piattaforme satellitari. Questi, su questa elencazione poi qualche video poteva esserci, finanziati come risorse pubbliche, si diceva, sono resi disponibili per tutti i potenziali utilizzatori, nazionali anche privati. Quindi cosa ritorna? Ritorna il principio di valorizzazione dell'asset pubblico, che è quello poi che lega anche il discorso della ricondivisione tra enti pubblici. Vado veloce perché questi sono principi noti e tangenti, ma il punto che torneremo a seguire non è solo che il dato detenuto dalla pubblica amministrazione per fini istituzionali deve essere reso disponibile anche alle altre pubbliche amministrazioni, ma che viene individuata una piattaforma digitale nazionale per permettere la conoscenza e la condivisione dei dati, e viene elaborato il concetto di basi dati di interesse nazionale. Perché lo citiamo? Basi dati di interesse nazionale sono quelli la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, di cui deve essere garantito da parte della pubblica amministrazione titolare il pieno utilizzo. Perché? Perché viene costituito in senso del CAD il repertorio nazionale dei dati territoriali. Vedete che iniziamo ad andare in plurime tangenze, che è anche il punto di accesso all'infrastruttura Inspire, come una tra le basi di dati di interesse nazionale riconosciute già dalla stessa legge. E quindi ritorniamo, siamo passati dalla Public Sector Information all'Inspire, al CAD, torniamo al recepimento dell'Inspire con il decreto legislativo 32 del 2010, che va a costituire quell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale che è l'elemento italiano dell'Inspire europeo. E anche qui non sto a ripetere, ma c'è accoglimento delle previsioni, quindi anche qui abbiamo la previsione di servizi, di metadati e la condivisione dei dati. Richiamo al fatto che i servizi devono essere facili da utilizzare, disponibili per il pubblico e accessibili dall'internet o attraverso altri mezzi di comunicazione adeguati, un'addizione che era già della direttiva, per sintesi non l'ho riportata nella slide precedente. Viene identificato come catalogo nazionale dei metadati dalla direttiva Inspire il repertorio nazionale dei dati territoriali che ho citato sopra. È previsto poi un geoportale che funzionale all'accesso dei servizi di rete citati dall'Inspire, che utilizza i metadati del repertorio nazionale dei dati territoriali, che permette l'accesso a un sottoinsieme dei dati territoriali specificamente elencati, che sono particolarmente esaustivi negli allegati, che diventa anche il punto di accesso dei cataloghi pubblici richiamati dal 195/2005, quelli dell'informazione ambientale, e l'accesso alla rete Sinanet, che è ancora più risalente e che attiene ai dati del monitoraggio del controllo ambientale. Poi vi confesso che cercando di ricostruire questo sistema avevo un momento di, io che poi magari insomma non ne tratto abitualmente l'informazione ambientale, avevo un po' di incrocio mentale, spero di non trasmettervelo, però mi è evidente in questo che viene confermato quanto ci dicevamo prima, cioè le condizioni di accesso, di riutilizzo, informazione ambientale si intersecano, ed è per questo che il concetto di conoscibilità, accessibilità, conoscibilità, che attenzione, il primo step non è sufficiente per quello che interessa a noi, cioè la valorizzazione del dato geografico, che da ignorante affermo dover passare dalla sua riutilizzabilità il più libera possibile, scopro le carte prima del tempo, passa però, deve considerare anche, cercare poi, attendere forse di fare più semplificazione, deve passare anche attraverso la normativa della tutela ambientale, che dal 2001, dall'approvazione della convenzione Aarhus, che non pronuncerò probabilmente giusto, e di recepimento della relativa direttiva che ne vuol dare piena applicazione del 2003, col decreto direttivo 195/2005, poi la norma sulla tutela ambientale dell'anno successivo, tutela ambientale che richiama il concetto di informazione ambientale, che è tangente a quello di dato territoriale, a fini diversi,
Ma qui il dato aperto serve sempre, cioè consapevolezza del cittadino sull'ambiente e la possibilità di ottenere quindi un miglioramento dell'ambiente stesso anche tramite una collaborazione diffusa. Cioè, i principi delle normative di tutela ambientale relative al dato sono due, cioè la accessibilità e la diffusione. Abbiamo poi anche il dato che diventa importante per l'accesso e la trasparenza, perché sono norme che vengono richiamate anche dal decreto trasparenza, il 33, e indirettamente, perché è la madre di tutti i diritti d'accesso della 241, che servono a fini diversi, che sono quelli di soddisfare il diritto all'informazione del cittadino, salvo l'esistenza di diritti di pari o superiore interesse, valore, e del controllo, che è proprio il principio della trasparenza dell'agire pubblico, che deve agire davanti a una vetrina, no? Come quando andiamo nelle pasticcerie, c'è il vetro che si vede, il pasticcere, c'è il piacere di vedere, insomma, che quel che si compra si spera, poi in realtà ho sempre il dubbio, ma insomma che si vede che stiamo operando bene, che si sta operando genuinamente. Per cui diamo un'occhiata a questa normativa, perché già, in realtà già la Convenzione Aarhus è la legge, ma con più approccio pratico. Il decreto di recezione della direttiva sull'ambiente, che poi viene già richiamata dal public sector e dall'Inspire, garantisce l'accesso all'informazione ambientale del cittadino. Qual è la novità? Che in questo accesso il cittadino non deve dimostrare alcuno specifico interesse, basta chiedere. E prevede inoltre attività di diffusione sistematica, viene detto legge informati, sempre più facilmente consultabili, e regolamenta la procedura di accesso al cittadino in modo da garantirgliela praticamente, non solo dichiararla teoricamente, prevede la gradazione di catalogo di informazione, perché poi c'è sempre, vedete di nuovo, diritto e la tecnica che ne permette l'esercizio, c'è la facile reperibilità, passa attraverso anche un'esposizione ragionata, quei cataloghi che andranno a costituire anche arricchire il geoportale. E poi c'è un'attenzione alla qualità del dato, perché come il dato geografico aggiornato e di qualità ha un valore ben diverso, anche qui è evidente che la portata e l'interesse dell'informazione ambientale è legata alla sua qualità. Cos'è l'informazione ambientale? Perché ne parliamo? L'elenco è molto articolato, vediamo che non tutti gli elementi costituenti l'informazione ambientale sono dati territoriali, ma evidentemente il dato territoriale, boh, le rilevazioni delle centraline. Sono dati che vanno invece a confluire in questo concetto, soprattutto nel primo, per quello che posso comprenderne, dello stato degli elementi dell'ambiente, della terra, del suolo, dell'aria. Sono dati ambientali che rientrano in questo diritto di accesso. E questi sono, ho richiamato in lettera delle previsioni fondamentali, cioè l'autorità pubblica rende disponibile l'informazione ambientale a chiunque ne faccia richiesta, senza che debba dichiarare interesse. E poi la rende disponibile. Vabbè, se la detiene rilevante fino a proprietà istituzionale con metodologie e facilmente digitali, ecco, questo è il concetto portante, e con modalità anche diffusive di queste informazioni. Probabilmente ho fatto un po' piccolo intagliato, ma il concetto era questo. Naturalmente anche qui abbiamo delle eccezioni che non sono in questo caso esattamente identiche a quelle che abbiamo finora incontrato. Alcune ritornano sempre, know-how, proprietà intellettuale, privacy. Sono ovunque. È anche intuibile il perché, no? La riservatezza delle deliberazioni, i procedimenti, le relazioni internazionali, ma ci sono delle eccezioni come la mancanza di disponibilità, non è un dato che ho. Mi hai fatto una richiesta irragionevole o eccessivamente generica, o sto facendo riferimento a materiale completo o a corrispondenza interna, per cui questi sono motivi di diniego dell'accesso. Di nuovo, forse non l'ho riportata, ma abbiamo anche quella di tutela dell'ambiente e le specie protette. Parliamo della diffusione, qui magari copia e incolla è stato migliore. Deve essere previsto un piano per rendere l'informazione ambientale progressivamente disponibile in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico. Vi rendete conto che questa normativa necessariamente va a sovrapporsi o si pone sotto quella che abbiamo richiamato prima. Poi il mio entusiasmo viene limitato perché se vado a vedere la precisazione di 102 anni della norma, almeno cos'è che deve essere diffuso? I testi, le politiche ambientali? I dati di monitoraggio, l'autorizzazione, gli studi sull'impatto ambientale. Quindi le banche dati hanno dei contenuti più politici, ma comunque è un punto di partenza importante. Sono principi di accesso richiamati dalla norma generale in materia di
tutela dell'ambiente e che vengono anche richiamate dalle norme sulla trasparenza. Principi di serietà sono fatti salvi anche dal decreto legislativo 33. Qui ho richiamato semplicemente il testo della norma sull'ambiente in materia ambientale, che richiamano il concetto di accesso non motivato, ecco, senza necessità di motivazione. Però abbiamo visto anche la normativa sulla trasparenza va a richiamare queste norme che abbiamo rapidamente percorso. Il decreto sulla trasparenza ha la funzione di garantire, abbiamo detto, il controllo del cittadino e quindi dà un principio base, poi con eccezioni, di accessibilità totale. E quindi prevede un obbligo di pubblicazione, ma è esperienza comune da dipendenti della pubblica amministrazione, da cittadini, che tutte le pubblicazioni sono alla sezione trasparenza, in cui c'è una serie di informazioni obbligatoriamente messe a disposizione. In più, oggi il decreto legislativo 33 prevede anche l'istituto dell'accesso civico, cioè può essere richiesta e non può essere immotivatamente negato anche un documento che non è obbligatoriamente da pubblicarsi, ma che magari non ha motivi per non essere comunque messo a disposizione. Quindi richiama, abbiamo detto, la normativa ambientale, perché viene fatta salva sul diritto d'accesso i principi più tutelanti che abbiamo già richiamato prima quanto alle richieste, l'esercizio delle richieste, ma c'è anche un aggancio a tutti i concetti di dato aperto che abbiamo visto relativi al public sector information, e al suo recepimento nella normativa italiana. Perché? Da una parte vediamo il richiamo alla normativa ambientale, vediamo il fatto che nella sezione trasparenza c'è una sezione motivata dall'articolo 40 del 33 proprio sulle informazioni ambientali, ma anche un richiamo al dato pubblico, perché si dice ai fini della piena accessibilità delle informazioni, il decreto trasparenza prevede che le informazioni pubbliche, passo questo che era solo sui dati, nel caso ci torniamo, eccoci qua. I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in formato aperto e sono riutilizzabili ai sensi del 36, cioè della normativa di ricepimento del Public Sector Information e del CAD, senza diverse restrizioni dall'obbligo di citare la fonte e rispettare l'integrità. Qui abbiamo addirittura un balzo in avanti, no? Volendolo applicare riuscissimo, però rispetto ai dati che sono oggetto di obbligo di pubblicazione, perché abbiamo anche delle condizioni limitate, cioè non posso porre restrizioni ulteriori della fonte e dell'integrità originale del database. Attenzione, viene utilizzato il termine riutilizzo, vi ho detto, questo è un termine abbastanza invece costante nel suo significato attribuito, che generalmente qui ho richiamato quello del 36, l'uso del dato di cui è titolare una pubblica amministrazione da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per quale documento è stato prodotto. Quindi abbiamo un'utilizzabilità a fini, direi, non discriminatori, né per quanto riguarda, soprattutto per quanto riguarda i soggetti che lo possono esercitare, né per quanto riguarda le finalità per cui può essere esercitato. Questo intreccio, questo qui spero di non aver fatto un'applicazione pratica imprecisa, ma vi ho portato un po' una mappa limitata di un sistema di pratico di accesso alle informazioni in cui abbiamo il sito del lato del governo previsto dell'articolo 9 dell'articolo del 36-2006, creato anche in base a una disposizione che da una parte prevede dei cataloghi, che prevedeva il decreto semplificazioni, prevedeva la necessità di adempiere alle previsioni del CAD e anche di dare un'indicazione di database aventi detenuti le pubblicazioni all'Agid, che ha così alimentato questo sistema. Ma c'è anche il geoportale che si connette ai dati, gestisce i dati del Sinanet e utilizza i metadati del Registro Nazionale dei Dati Territoriali. In più abbiamo anche l'amministrazione trasparente di ogni sito della pubblica amministrazione, in cui vengono richiamati i dati e i database e i cataloghi detenuti dalle pubblicazioni di informazione ambientale. Non ho riportato, ma abbiamo anche il CAD che al 53 richiama che i dati, i cataloghi e i metadati vanno pubblicati secondo le logiche del 33, e anche qui possono essere semplicemente indicati nel sito dell'amministrazione trasparente con rimando
agli archivi dove sono disponibili. Per cui è un intreccio piuttosto articolato. Ecco, mi scuso se c'è qualche profilo di imprecisione, ma quello che vi voglio trasmettere è sicuramente questo aspetto. E quindi, allora, abbiamo visto una serie di normative, vediamo se sto rispettando i tempi, spero di sì, che convergono verso il concetto di database. Il dato come database, un dato ambientale, un dato territoriale, un dato che deve essere accessibile. Attenzione, perché l'accessibilità non è sufficiente, non vuol dire riutilizzabilità sempre. Poi abbiamo visto che le normative iniziano a richiamarsi e prevedere a auspicare o prevedere l'accessibilità. È un dato aperto. L'uso, abbiamo visto terminologie e concetti parzialmente in sovrapposizione. Non sono insuperabili, però sicuramente da operatrice del diritto, nel mio piccolo, è chiaro che l'auspicio in questi casi è che si riesca ad addivenire una semplificazione, un coordinamento, magari, perché anche la semplificazione permette un esercizio del diritto e l'esigere che questo diritto venga rispettato da chi è tenuto a realizzarlo più semplice e certa. Per cui il fatto che possa venire esermato, questo è, come dire, è una mera considerazione proposta che può essere libera dal dibattito, ma la semplice strategia di identificare per macro tipologie le normative di riferimento, gli obblighi, perché poi i concetti, come avete visto, le eccezioni si richiamano, si assomigliano, e cercare di ridurle, credo che sarebbe un grosso servizio per la valorizzazione dell'asset informativo pubblico e probabilmente quello che la Commissione europea avrebbe in cuore di fare con la nuova strategia europea. Io credo che l'ultimo quarto d'ora, se non ci sono domande in chat. No, non ci sono domande ancora. E la dedicherei proprio alle novità che stanno per arrivare, perché abbiamo studiato tutto questo, ma potrebbe cambiare. Insomma, c'è la rivolta. Perché? Perché nel 2019 la direttiva su Public Sector Information è stata sostituita, ma non ancora recepita. E proprio nelle suoi considerando, tra i primi considerando, viene dichiarato che si vuole intervenire in forma così forte, cioè non viene rifusa la direttiva, non viene corretta. Nel 2013 erano stati fatti dei correttivi, qua la riformulano proprio. Perché? Per poter sfruttare il potenziale appieno dell'informazione del settore pubblico per vantaggio dell'economia, di nuovo ci siamo, delle società, e dice dobbiamo lavorare su una serie di aspetti, c'è un lungo elenco, ma alla fine è citata anche la relazione tra questa direttiva e alcuni strumenti che sono collegati, una la privacy, le indicazioni tra quadre evidentemente non sono del considerando, sono mie esplicative, quella del database, la direttiva sull'ambiente, la direttiva Inspire. C'è la consapevolezza che serve un lavorio di allineamento. Quali sono le novità principali della direttiva? Tante, vengono richiamate le imprese, anche se le imprese pubbliche non vengono obbligate a aprire il dato, viene detto che se vengono aperti devono essere però messi a disposizione a determinate condizioni. Sono individuati una nuova categoria di dati, dati dinamici, la cui condivisione vale se è garantita con un certo tempismo e con modalità il più possibile automatizzate, quindi si fa richiamo diretto alle API. Vengono individuati i famosi dati ad elevato valore, che richiedono modalità di messa a disposizione specifiche, particolari condizioni ancora più aperte, ed è importante per noi perché richiamano nelle categorie, macro categorie tipologiche, di cui infatti conclude ci sono anche i dati geospaziali e territoriali. Rafforza quindi la fruibilità il più possibile libera in base a licenze aperte standard e, come dire, in tutto ciò rafforza i limiti e la ponibilità di limiti. Vi anticipavo un passaggio importante e prevede, richiama, mi considerando, ma poi anche nel dettato, ad esempio, il fatto che i diritti sui generis non dovrebbero essere esercitati dalla pubblica amministrazione per limitare la riutilizzabilità del dato. Quindi non che va a intervenire sul diritto sui generis, dà un'indicazione limitativa. Devo anche dire, a me sembra piuttosto ragionevole, perché se pensiamo alla ratio di tutela che, e quindi vedete l'utilità anche dei fini per cui nascono i diritti, era la tutela di un investitore. Ma se l'investitore è la pubblica amministrazione,
Può la pubblica amministrazione far valere questo suo investimento, salvo i giustificati motivi che già ci sono, che poi però possono essere cambiate le tariffe, a vantaggio della chiusura? È un punto. Quindi secondo me questa previsione non è così destabilizzante e ha un suo senso. Però di nuovo, forse la stanchezza mi fa inserire troppe considerazioni personali, quindi scuso. Tra i documenti di aprire abbiamo anche i dati della ricerca finanziata e abbiamo detto quei distinguo, cioè non obbligo ma potenzialità, detenuti dalle imprese pubbliche. Già vi ho detto il dato dinamico e il richiamo all'API, però qui avete il dettato letterale più il richiamo dell'articolo. E poi mi concentrerei un momento sul dato ad elevato valore. Perché sono dati ad elevato valore? Perché il loro riutilizzo, dice la direttiva, è associato al fatto che la loro riutilizzabilità ai fini diversi per quali è stato raccolto, quindi la sua relativa apertura, si ritiene portare benefici significativi alla società, all'ambiente, all'economia, parla di lavoro, creare di, lavoro dignitoso, la qualità della società. Quali sono questi dati ad elevato valore? Non vengono elencati puntualmente, sono individuati in allegato delle categorie tematiche in cui sono richiamati anche i dati geospaziali, i dati relativi all'osservazione della terra e dell'ambiente. Ma è la commissione che dovrà individuare specifiche serie di dati, cioè degli atti di esecuzione. Questi dati elevati a valore devono essere resi disponibili gratuitamente, salvo eccezioni non così ampie, leggibili meccanicamente e accessibili tramite API. Ne vengono l'atti di esecuzione, dovranno anche definire modalità di pubblicazione e riutilizzo che dovranno essere sempre compatibili con le licenze aperte. Attenzione, già nei considerando dichiarato però che queste modalità non sono applicabili prima della pubblicazione di questi atti di esecuzione. Non potranno essere coinvolti i dati e le imprese pubbliche che sono altrimenti soggette a distorsione della concorrenza e questi obblighi che abbiamo previsto per gli enti che necessitano la copertura delle proprie attività tramite la messa in istituzione di questi dati, l'obbligo potrà essere posposto di 2 anni. Questo in estrema sintesi per dirvi i concetti che ho rilevato nella lettura della direttiva. Ma non è finita qui, vi eravate rilassati, invece no. Perché un'altra novità che va a impattare sul tema dei dati è la direttiva sul copyright. Probabilmente ne avrete sentito fortemente parlare per un altro tema che è stato oggetto di fortissimi scontri, che è la responsabilità dei provider su contenuti. Ma in realtà la direttiva prevede anche alcune eccezioni al diritto d'autore e al diritto sui generis applicate al database relative ad attività di ricerca, di sviluppo o comunque connesse a quello che è chiamato text and data mining, l'estrazione. Questa attività di text del data mining può, poiché definita come qualsiasi tecnica di analisi automatizzata, che meglio lo legga che cerca di esprimere in altre parole, per analizzare testi e dati in forma digitale, quindi è tutto connesso a queste potenzialità offerte da grandi quantità di dati messi a disposizione in forma digitale e interpretabili in forma automatizzata. Non va necessariamente a toccare, ma può implicare nel suo realizzarsi tangenze con le attività di estrazione e reimpiego. E viene, come dire, rispetto a cui l'attività di text data mining, rispetto a cui questi diritti, come dire, sembrano quasi implicitamente arretrare. In più c'è un'espressa eccezione dell'esercitabilità dei dati relativi al diritto d'autore e al diritto sui generis applicati, quindi tutti i database, indipendentemente dal soggetto pubblico o privato che ne sia autore o detentore, ove queste attività estrattive siano condotte da organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale, quindi fini, oppure, salvo espressa riserva in modo appropriato di questi diritti di estrazione ulteriore apportati dal titolare, che mi sembra una formula così generica che sono in attesa di vedere la legge di recepimento come andrà a essere ricollocata. Però capite che anche questa direttiva dice qualcosa di limitativo rispetto al diritto sui generis, per cui va tenuta in mente nel panorama complessivo del tutela, esercitabilità dei diritti sul database e relativo esercizio a favore degli open data. Ma inoltre, vi ho già accennato all'inizio, che a febbraio la Commissione propone il testo della nuova strategia europea dei dati, che
propone un tentativo di creare una sorta di ombrello europeo di grande mercato dei dati per porsi in competizione con i grandi singoli che in questo momento detengono i big data, cercando di cavalcare questa visione. Le cifre non le ho riportate, ma da qui al 2025 ci sono delle crescite enormi di previsione di produzione di dati, parlano di zettabyte, non voglio citare esattamente le metriche, ma sono esponenziali, e quindi cerca di proporre una visione congiunta in questo documento che prevede da una parte la valorizzazione del dato nell'ottica di risfruttabilità e riutilizzo, tenendo conto anche delle potenzialità dell'intelligenza artificiale. Non a caso sono usciti diversi documenti della Commissione proprio adesso sull'intelligenza artificiale che vive dei dati, e le politiche di cloud che stanno avviandosi. Non c'è il tempo, non è l'oggetto, però sapete che ci sono, e questi sono tutti collegati in un unico movimento che cerca di porre l'Europa come uno stakeholder significativo nel panorama mondiale nelle nuove tecnologie dei big data. Però in questo documento, oltre a queste visioni così alte, c'è anche una definita una serie di obiettivi, di scadenze, tra cui da parte della Commissione Europea anche la definizione di questi famosi atti di esecuzione della direttiva. Infine, uno di questi primi obiettivi, anche se era previsto per fine anno, insomma, è stato già soddisfatto. C'è stata emessa una proposta di regolamento, che attenzione, il regolamento di diretta applicabilità rispetto alla direttiva del Parlamento rispetto alla governance dei dati, che si pone un obiettivo che forse non interessa tanto il dato territoriale, ma cerca di gestire quei dati che la cui diffusione e riutilizzabilità è altrimenti limitata, ad esempio perché sono presenti, sono dati misti dove contengono dei dati personali, per cui sono previsti dei concetti di spazi protetti, il ruolo del facilitatore, la figura dell'intermediario. Mi è piaciuto ricordare il concetto dell'altruismo del dato, cioè soggetti che volontariamente contribuiscono al bene comune con il proprio dato. È un tema però che non si può dare già per formulato in forma definitiva, è in discussione, come vi ho accennato a marzo, mi pare, ma molto recentemente in ogni caso, il gruppo dei garanti europei ha fornito alcune osservazioni rispetto, anche di perplessità rispetto a questa proposta, peraltro in un passaggio suggerendo che magari poteva essere risolto escludendo i dati personali dell'ambito di applicazione del regolamento, per come l'ho compreso io, mancando però in questo modo un obiettivo del regolamento stesso. E quindi entro giugno in Italia dovrà essere in teoria, perché poi abbiamo già, in alcuni casi abbiamo già sforato, recepito, da recepire la direttiva sul copyright, la 790 del 2019. Entro luglio dovrà essere recepita la direttiva nuova sull'apertura dei dati. Quest'anno dovrebbero esserci anche gli atti di esecuzione che renderanno pienamente operativo quelle previsioni, quegli obblighi sui dati a elevato valore, anche quelli geospaziali relativi all'ambiente della 1024. In più questa strategia prevede anche la possibile nuova legge sui dati, una revisione del diritto sui generis. Quindi, come dire, il panorama è senz'altro dinamico. Nel nuovo piano triennale anche l'AGI ha detto che rivedrà le linee guida, si sta parlando di una licenza europea. Ci sono tante opportunità. Sicuramente il momento è fluido e quindi è un momento anche di occasioni. Il piccolo auspicio è quello di riuscire a portarsi a casa una strategia normativa che semplifichi uniformando, ma è davvero un auspicio fatto dal mio angolino. Io, al di là di queste considerazioni personali, spero di essere riuscita a trasmettervi, magari spero senza imprecisioni, ma quello che più mi preme, alcuni principi fondamentali legati alla tutela del dato e del database, cioè i tipi di diritti che sono esercitati, le ragioni e anche i contesti normativi che chiamano in gioco il database, soprattutto il database geografico, l'informazione ambientale, e riuscire a farvi convergere, spero, su questa considerazione, che di fatto non sempre l'accesso implica un accesso in termini di aperti di riutilizzabilità, ma senz'altro l'apertura del dato e dei database della pubblica amministrazione soddisfa tutte le finalità che abbiamo attraversato finora, e sicuramente serve una finalità coerente con la stessa ragione d'essere dell'ente pubblico. Con questa chiusura un po', se volete,
spero non retorica, sicuramente vi garantisco sentita, vi ringrazio per l'attenzione, se non state dormendo davvero, e ho concluso addirittura in tempo. E quindi... Grazie Laura. Ci sono una serie di, un paio di domande e poi te ne faccio anche una io. Io intanto bevo, chiedo scusa. Certo, allora la prima è quella di Pierluigi che saluto, che chiede a che punto è l'Italia nel recepimento della direttiva 1024? Si pensa di farcela? Io so che ci sono un po' di movimenti, un po' di contatti, anche a livello di consulta nazionale dei dati territoriali, quindi non escluderei insomma che ci si arrivi. Poi in quale forma non lo so, però non so se tu hai, tra virgolette, notizie. No, so che ci sono dei precedenti di ritardi, questo sì. Ecco, cosa succede se ritarda? Io la posso invocare? Allora, il tema dell'applicabilità diretta della direttiva è discussa e non è pacifica, mi spiace, nel senso che in teoria la direttiva non è direttamente applicabile. Dopodiché c'è giurisprudenza della Corte Europea che ha, come dire, elaborato una sorta di terza via, cioè il fatto che se una direttiva pone un principio base, esso può essere direttamente esercitato se la legge nazionale evita di non riesce a recepirlo, quando questo è non interpretabile, diciamo. Ma per i punti di maggiore interesse, il problema è che la normativa, la direttiva, ad esempio, per i dati geospaziali, chiarisce che essa non è comunque esercitabile in assenza degli atti di esecuzione della Commissione. Ed è comunque un punto controverso, perché teoricamente la direttiva riceve applicazione tramite il recepimento nazionale, a differenza del regolamento. Ho capito. Scusa Ivano, salto con la domanda di Pierluigi, che aggiunge che in una legge delega che elencava le direttive da recepire, la 1024 non era citata. Ma probabilmente c'è molta preoccupazione, non so quanto giustificata, sui temi legati anche agli aspetti di gratuità, sì, di questo profilo, perché poi devo dire, per molti elementi non è così diversa da quella del public sector. C'è l'inesercitabilità del diritto sui generis, credo anche che ci siano problemi, ma questo però veramente ve lo condivido così, a tavolino, come di anche senza non necessariamente di cattiva volontà, ma anche organizzativi, nel senso che poi stiamo parlando, ad esempio, oggi dovrebbe aver pubblicato a febbraio, non l'ha fatto, evidentemente, le nuove linee sulla valorizzazione del dato, ci sono delle indicazioni, cioè c'è un bisogno di un coordinamento che non è così scontato. Ok, chiaro. Ivano invece chiede, i dati provenienti dall'elaborazione dei processi di intelligenza artificiale, ove gli algoritmi non sono open, come si pongono, aiuto, l'ho perso, come si pongono all'interno del concetto di open data? Come verranno normati i processi derivanti dalle elaborazioni di intelligenza artificiale? Beh, intanto è un tema piuttosto complesso, perché ci sono un po' di distinguo da capire. Io non ho la risposta in tasca, provo a ragionare con voi. Cioè, adesso noi stiamo dicendo, intanto, chi è che applica questi algoritmi e su cosa li applica? E intanto questo è fondamentale. Dopodiché, cosa giuridicamente è l'output dell'intelligenza artificiale? Perché se parliamo di un database prodotto da un'intelligenza artificiale, bisogna capire se questo database può essere ancora considerato in qualche misura una modifica del database di partenza, o se l'attività, più che il database di origine, se l'attività dell'intelligenza artificiale ha implicato effettivamente una estrazione o un reimpiego sostanziale di un database. Quindi, perché altrimenti dovrei dire, l'intelligenza artificiale è uno strumento adattato da una pubblica amministrazione, produce un documento che potrebbe essere un database, come la foto di del mio gattino, è un documento contenente dati pubblici, allora è soggetto, salvo l'eccezione, ed ecco lì che viene il problema,
al rilascio secondo la 36/2006. Ma punto proprio questo, cioè se l'elaborazione tramite l'intelligenza artificiale, ma questo dipende dal dato che gli hai dato in pasto, contiene ancora o subisce ancora gli effetti di diritti di terzi. E allora lì dobbiamo vedere, il diritto d'autore è chiamato in causa, c'è un diritto sui generis che può bloccarmi quel risultato. E non credo, ma non perché voglio fare il solito leguleio, no? Che si usa a dire il legale, dice sempre dipende, così poi non ti risponde mai e ti tira in lungo, me lo sento dire. Ma perché è vero che dipende. Ma è un tema complicatissimo, perché poi oltre a questo anche il discorso del data mining, cioè tutti i concetti di elaborazione. Ma perché? Perché ne parleremo anche venerdì. Lo stesso concetto, cos'è l'opera derivata? L'opera derivata è un'opera che ha un certo grado di creatività, ma parte da un'opera precedente, no? Quindi sul software è più facile capirlo, prendo un software, ci aggiungo delle funzionalità, è tutto mio, no, però ci sono delle cose mie creative, magari non sono più distinguibili. Ma sul database, e se partiamo dall'idea che molti database di cui ragioniamo non sono creativi, o difficilmente, o è dubbia la sua creatività, se io guardo la tutela del diritto sui generis, l'opera derivata è un concetto che ha un senso, perché lì il razionale è sempre solo l'estrazione e il rimpiego di parte sostanziale. E quindi già il concetto di opera derivata è applicato al database. Dopodiché abbiamo l'intelligenza artificiale che implica un'elaborazione che anche lì, scusatemi, faccio la digressione, è un tema che mi appassiona molto, l'intelligenza artificiale legata alla proprietà intellettuale, perché, e la smetto, un altro tema molto discusso è la proprietà intellettuale, storicamente, tradizionalmente, tutela la creatività umana. Ma allora quello che produce un'intelligenza artificiale di chi è? Del programmatore? Allora, io ho un'idea, nel senso che una tutela deve essere conosciuta, ma non è la tutela del diritto d'autore. Però, ad esempio, c'è tutta una corrente che spinge per modificare i concetti di proprietà intellettuale. Perché è chiaro che quello non è stato creato direttamente da un uomo. Né posso dire che, come dire, il proprietario sia opposto, il programmatore. Insomma, ci sono tanti elementi, la domanda è molto interessante. Ma non ho una risposta univoca, ecco, mi dispiace. Antonio fa un'osservazione, che saluto, fa non siete cattivi con le domande. Che... No, però fa un'osservazione molto semplice, che peraltro è quella che avrei voluto fare anch'io. Ma i dati prodotti con finanziamenti pubblici non dovrebbero di per sé, al netto delle restrizioni motivate, essere accessibili a tutti? Cioè, alla fine, tutto questo impianto normativo, non dico in contraddizione, ma diventa tematico, eccetera, eccetera, alla fine dovrebbe rispondere a quello che ha detto Antonio. Rendere disponibile con un'adeguata licenza. Perché tutto sto casino? Perdonami la trivialità della domanda. Cioè, alla fine, dove sta il problema? Ti posso dire la mia opinione? Certo, no. No, siamo nel senso dopo... che, allora, in realtà io credo che da una parte ci siano, di nuovo, non cattiva volontà, ma proprio problemi anche di cultura, di organizzazione, di risorse, perché non è poi detto che tutte le pubbliche amministrazioni abbiano le competenze, le strutture, le risorse per pubblicare e licenziare i dati, anche se adesso c'è questo principio dell'open by default. Dall'altra c'è il timore, perché... Allora, è un po' come il software, no? Scusami, quello che manca è l'open by design, secondo me. Bravo. Cioè... Ah no, scusate, fra l'altro, la cosa interessante, bravo, e te lo dico perché, ma mia colpa, non vi ho riportato un concetto che non è un obbligo ma un auspicio. Cioè la direttiva 1024 invita gli stati a promuovere l'open by design. Ah. Cioè, perché poi io temo che quando parlo di timore, i database di cui dispongono le pubbliche amministrazioni, io credo che spesso siano, o ci sia il dubbio, che siano misti, cioè che si ricada in una di quelle casistiche precedenti, perché se li ho caricati con dei dati personali, già mi blocco. Se ci sono dei diritti dentro di terzi, mi blocco. E questi diritti dentro di terzi possono essere di tutti i tipi.
vedremo la prossima settimana che magari voglio rilasciarli, ma ho fatto un pasticcio a montarli e non posso rilasciarli con nessuna licenza. Tanto è vero, faccio un'anticipazione, ma non è un segreto, che molti anche colleghi suggeriscono che, soprattutto per i dati geografici, ma in generale, dovrebbe essere scelta l'incondizionato rilascio. Dopodiché, faccio una parentesi, io vedo che invece i metadati però che dovrebbero accompagnare i set di dati hanno tutte le informazioni di questo mondo, non so se avete notato, anche le condizioni di riutilizzo. L'impressione mia è che, non so se vi capita, sicuramente è un po' come quando c'è un qualche compito aziendale nella compagnia, se troppi hanno lo stesso compito poi non lo fa nessuno, no? È un po' come se tanta normativa più o meno parlasse di questo accesso e così alla fine. Ma adesso, al di fuori delle battute, invece credo che il punto importante sia proprio quello che hai detto tu, Stefano, cioè l'open by design. Cioè io arrivo alla fine del mio lavoro a interrogarmi sulla sua rilasciabilità e magari mi sono già chiuse le porte. Quindi un acquis, cioè perché è importante lavorare sulle licenze? Perché non basta aprirlo, deve essere aperto in un modo che sia non solo consultabile e conoscibile, ma deve essere riutilizzabile. Per essere riutilizzabile per la pubblica amministrazione deve essere riutilizzabile in una forma graniticamente riutilizzabile, altrimenti io nel dubbio lo tengo. Tant'è vero che, come vedi Stefano, anche la normativa ti dice che deve essere rilasciata, ma che cosa va a regolamentare come prima cosa? La procedura di richiesta. Allora, se ci pensi, è una contraddizione, no? Perché se rilasciassero, però dice, io comunque cautelo il cittadino che può richiederlo. Quindi sì, sì. Di nuovo l'opinione personale, però chiaro, chiaro. Ci sono degli interventi, delle domande, chiaro. Voglio che non avervi annoiato. È molto strano parlare guardando solo le slide, per cui Non so se ci sono domande, curiosità, interventi, probabilmente la prossima settimana sarai forse più, come dire, non pratica, che voglio dire. Sì, io spero la prossima settimana di proporvi anche un po' più di casistiche divertenti. Qua, sì. Vi confesso, io stessa ho un po' la preoccupazione di essere riuscita a trasmettervi tutti gli elementi senza imprecisioni, perché c'era tanta normativa insieme, tanto simile, con un po' di diversità. La prossima settimana, adesso sembra un po' una pubblicità progresso, un po' lo è, invece inizieremo a ragionare su queste licenze, perché poi quando si dice che in caldo veneno, no? Se io apro ma poi apro in un modo che non ho realmente aperto, cioè quanti dati abbiamo visto rilasciati con non commercial e tutte le normative che abbiamo richiamato, tranne l'Inspire per i servizi consultazioni, non dicono a fini commerciali e non commerciali? Certo. Ti riporto non domande, ma osservazioni dalla chat. Antonio, Laura, starei ore ad ascoltarti. Oh, mamma. Simona, no, Laura, complimenti davvero. Pierluigi, grazie per l'ultima presentazione. Insomma, direi che bene, è un argomento è difficile. Sì, io ho il piacere di lavorare con te da un po' di anni, ma ogni volta mi sembra quasi di ricominciare da zero, perché sono proprio cose complicate. Ma anch'io quando ci ho ripreso mano, alcune cose sull'ambientale non lo ricordavo, insomma. Grazie, le slide sì, me le mandi così le metto già in... Sì, devo correggere un paio di grammatica. Sì, poi direi se può essere utile, sì. Non prometto che lo faccio per domani, però magari... No. Vorrei allungare una slide con i link alla varia documentazione. Grazie. Perché sì, in effetti è interessante leggere, non ho ancora reperito anche il parere del garante, però davvero questo lo dico davvero come fossi al caffè ormai. Questa nuova strategia dei dati, per quanto un po' mi ha lasciato un po' dispiaciuta, nel senso che viene a un certo punto detto che il diritto all'informazione è un diritto fondamentale per il cittadino, però a me sembra che la preoccupazione principale sia il business, no, in generale. Però certo, è importante leggere questa strategia, le proposte, perché davvero questi fatti europei poi hanno una ricaduta prima o poi in Italia, non se ne può non tenere presente. E davvero credo che alla fine, se non c'è un'applicazione pratica, come ha tentato di fare Inspire per l'infrastruttura territoriale, tutto rimane vuoto, perché più i dati sono tanti, più il mondo diventa grande,
e più legali e tecnici devono collaborare, perché altrimenti un diritto che non è nella pratica esercitabile non è un diritto riconosciuto. Capito. E quindi, sì, allora a questo punto non lo dico per dire, metto, se lo sai Stefano che ci credo. Laura, ti metto in difficoltà, visto che tanto siamo un po' di meno, e se avete dei casi da mandare, da sottoporci prima, che non siano delle, che non siano delle, ovviamente del risolvere il problema specifico, ma se avete qualche cosa da, magari potrebbe essere interessante per tutti, ci rimandate. Mi spiace, scuola. Va bene, dai, grazie a tutti, grazie alla pazienza, mille. Grazie a Laura davvero. Okay? Grazie Stefano, grazie a tutti di essere buon fine settimana. A tutti, buon fine settimana. Grazie, ci vediamo la prossima settimana. Condiviso un po' di tempo con noi. Grazie, ciao a tutti, ciao.